I podcast di La 7, ovunque con te, in onda. È una puntata speciale, oltre che una puntata lunga. Siamo qui con Pier Ferdinando Casini, Massimo Giannini, nello scavo appena tornato dal Libano, ovviamente con Marianna Pri, e stiamo seguendo dalle 19, quando è arrivata la notizia di questo attacco di Israele, un attacco che ha colpito un quartiere di Beirut con l'obiettivo di uccidere uno dei capi di Hezbollah, responsabile del lancio di missili che ha colpito i bambini del villaggio druso, ma questo attacco per ora sembra aver fallito questo obiettivo. Ci sono due vittime, diversi feriti, e il mondo è in attesa delle risposte internazionali. Durante questa puntata avremo sicuramente l'aggiornamento di quello che sta accadendo a Washington. Allora ricordatevi che la puntata lunga, che dopo avremo Bonelli sulla siccità, che poi arriverà il blocco degli esseri con la Botteri, Di Feo, Riotta, con Patangelo sempre collegato, e Senaldi, Annalisa Cuzzocrea. Dimentico qualcuno, Marianna? Non lo so, ma per scoprirlo basta che aspettate la pubblicità. Siamo qui. Un genio. E 43 in onda, in diretta, stiamo seguendo gli sviluppi dell'attentato delle bombe israeliane su Beirut, sulla parte meridionale di Beirut, sede del concilio della Shura di Hezbollah, in risposta, lo ricorderete, al missile caduto sul campo di calcio sulle alture del Golan, che ha fatto 12 vittime tra dei ragazzini che stavano giocando su quel campo. Cresce quindi la tensione, ormai non più solo sul confine, ma anche a Beirut. Ne parliamo con Massimo Giannini, Pier Ferdinando Casini, e nello scavo, che è appena tornato dal Libano, prima di una puntata lunga in cui ci collegheremo tra l'altro anche con il portavoce della missione UNIFIL a Beirut, Andrea Tenenti, e con Marta Serafini, che invece è a Tel Aviv, del Corriere della Sera. Insomma, tanti ospiti, seguiremo la vicenda in tutti i suoi aspetti, quelli diciamo sul terreno e quelli più geopolitici. Abbiamo ovviamente anche il nostro irrinunciabile Daniele Compatangelo da Washington, che ci aiuterà a capire il fronte americano anche di questa vicenda qui. Però cominciamo subito da Nello Scavo. Nello, che notizie hai da lì? Tu tra l'altro eri proprio in quel quartiere fino a pochi giorni fa, per l'Avvenire, il giornale per cui sei inviato. Che notizie hai da quel posto? Perché sembrerebbe essersi salvato Fuad Shukr. Le informazioni che abbiamo al momento confermano che si sarebbe salvato, sarebbe sfuggito all'attacco. Non è chiaro se si è salvato nel senso che l'edificio nel quale risiedeva, nel quale si trovava, è stato colpito e lui è sfuggito fortunosamente all'attacco, se invece non si trovava assolutamente in quell'area. Si tratta di un edificio di circa 8 piani. Noi abbiamo alcuni nostri contatti lì che ci stanno dando delle informazioni. C'è molta preoccupazione anche per il numero di persone coinvolte, perché appunto si tratta di un edificio residenziale. Al momento si parla di due feriti, ma si teme che il numero delle vittime e delle persone coinvolte possa essere più alto. Il personaggio è un personaggio in qualche modo di interesse per tanti, perché si tratta del capo del progetto operativo per gli attacchi missilistici di precisione di Hezbollah, e dal 1983 è ritenuto responsabile, la mente degli attentati contro il contingente americano a Beirut: 251 morti tra i Marines e 46 morti tra i paracadutisti francesi. Quindi era stata scelta probabilmente una figura che in qualche modo potesse, come dire, trovare, non dico l'accordo, ma un attacco tollerato da molti. Il punto di non ritorno rischia di essere però il luogo. Stiamo parlando di Beirut, dunque la capitale del Libano, del quartiere Roccaforte di Hezbollah. È un quartiere in realtà di 4 municipalità con circa 500.000 di abitanti, pressoché interamente controllato da Hezbollah, dove il 3 gennaio c'era stato già un attacco mirato di Israele contro il numero 2 di Hamas, che si trovava lì perché Hamas ha un ufficio politico, ha ancora un ufficio politico in quel quartiere. C'è molta preoccupazione per quelle che potranno essere le ricadute nelle prossime ore, anche perché
se dovesse essersi salvato questo personaggio, in qualche modo crescerà anche la sua forza di attrazione, di fascinazione sulle generazioni più giovani. Quello è un quartiere nel quale tanti sperano di lavorare per Hezbollah, perché vuol dire avere uno stipendio di 600-700 euro al mese, contro a un salario da 400 euro per fare il poliziotto o il militare nell'esercito libanese, in un momento in cui tra l'altro il Libano e Beirut stanno conoscendo una crisi economica senza precedenti. La preoccupazione adesso è per la risposta di Hezbollah, che aveva preannunciato, e concludo, che se fosse stata attaccata Beirut sarebbe stata attaccata a sua volta Tel Aviv, e dunque le prossime ore saranno certamente decisive. Io mi scuso, ma devo scappare per seguire, certo, appunto questi sviluppi e provare a chiudere in fretta il pezzo. Grazie, casomai ci ricolleremo più tardi. Grazie Nello. Allora, subito la parola a Pier Ferdinando Casini. Chi ha memoria ricorda le guerre del Libano degli anni Ottanta, che furono gravi delle conseguenze, la guerra del 2006 che si è chiusa con una missione italiana. I soldati italiani sono lì fra l'incudine e il martello. È un momento molto delicato questo, soprattutto per le parole di Hezbollah, che dice non torniamo indietro. È un momento delicatissimo, è quello che noi speravamo si scongiurasse, cioè l'estensione del conflitto al Libano, invece si sta materializzando. Ora, i nostri soldati sono soldati di interposizione. Questa missione di pace nel sud del Libano, tra il Libano e Israele, ci era stato chiesto da tutti, da libanesi e da israeliani, perché tutti vedevano in quella presenza una garanzia un po' di abbassamento della tensione. E ha funzionato. Ha funzionato bene, però mi sembra che in questa vicenda, in queste ore, sta succedendo l'irreparabile. Speriamo che la risposta sia una risposta proporzionata e che possa non determinare un'ulteriore escalation. È chiaro che, vogliamo essere sinceri, sì, vogliamo dire quello che non è politicamente corretto dire, c'è chi ritiene che la propria sopravvivenza politica sia nella continuazione di questa guerra, e questo è molto preoccupante. È chiaro, Netanyahu. Ma è chiaro che la politica di Netanyahu è una politica che invece di abbassare la tensione tende a inasprirla tutti i giorni. Non dimentichiamo che tutto è partito da un terribile attacco di Hamas, un gesto hitleriano. Diciamolo, perché sennò poi si passa dalla padella alla brace. Cioè, quello che ha fatto Hamas era inqualificabile, la reazione di Israele era prevedibile, ma la reazione poi... Voglio dire, qui non ci sono morti di serie A, di serie B, ci sono migliaia di bambini palestinesi che sono stati uccisi, che continuano a morire, vecchi, persone che sono praticamente in mezzo alla strada, e adesso l'estensione anche nel Libano. Ora, io mi auguro che prevalga la ragionevolezza. Vorrei anche riflettere sul fatto che ci sono fior fiori di patrioti israeliani come Gantz, che dopo un primo momento in cui hanno solidarizzato con Netanyahu sono usciti dal gabinetto di guerra e hanno diciamo avuto parole molto dure, e pur tuttavia Netanyahu va avanti. Anche la situazione americana e l'incertezza tra Trump e Kamala Harris consente a Netanyahu di continuare in una sorta di aria indefinita, e questo è molto negativo, senza togliere le responsabilità di Hamas, che sono chiare, e anche di Hezbollah. Quelle di Hezbollah, certo, Hezbollah, che dal 7 ottobre ha cominciato a intensificare. Non hanno messo certo acqua sul fuoco, ma olio. L'attività bellica sul confine. Però Massimo Giannini, c'è stato un altro momento pochissimi mesi fa in cui sembravamo sull'orlo di un innalzamento del livello dello scontro tra Libano e Israele, quando fu colpita da Israele l'ambasciata iraniana a Damasco, in Siria. Anche in quell'occasione ci siamo ritrovati a fare i discorsi che stiamo facendo adesso. In quell'occasione la cosa, ora senza minimizzare, perché comunque quando cadono bombe è sempre una tragedia, però si risolse sostanzialmente in una piccola guerra di posizione che poi ha continuato evidentemente a covare sotto la cenere, ma lì per lì non ha prodotto un'escalation. Potremmo essere davanti a un altro di quei momenti in cui, la dico male, si accontentano dell'1-2 e si compra bombing, tempo, magari in vista, sì, delle elezioni americane? Potremmo, la speranza e anche il lavoro diplomatico andava in questa direzione.
l'inviato speciale americano Amos Hochstein, che aveva già propiziato quel tipo di azione-reazione a cui tu facevi riferimento, no? Il bombardamento del consolato a Damasco da parte di Israele del 2 aprile, la risposta del 13-14 aprile iraniana, controllata, diciamo così, mettiamola così. Speriamo, possa essere ancora lo stesso schema che funziona questa volta. Però sai, il problema è sempre quello. È che scusa, quando... sembrerebbe andare in quel senso, l'aveva specificato che si cercava il responsabile del missile sulle alture del Golan, cioè non un capo di Hezbollah, ma lui... Non si sparava nel buchio, diciamo, si faceva riferimento al responsabile di quell'azione. E il problema è che quando entri in queste logiche... poi le cose ti possono scappare di mano. Allora io torno a quello che diceva giustamente il presidente Casini, no? Noi non dobbiamo mai dimenticare come è cominciata questa recrudescenza della guerra in Medio Oriente, il 7 di ottobre, diceva giustamente Casini, un pogrom terrificante, 1200 israeliani uccisi perché ebrei, sterminati perché ebrei. Quindi è chiaro che la responsabilità iniziale comincia da là. Però noi tutti abbiamo a cuore la difesa di Israele, perché è la democrazia, l'unica democrazia in uno spicchio di mondo nel quale esistono teocrazie o dittature. Però allora la democrazia, se è tale, deve comportarsi da democrazia. Non può agire allo stesso modo nel quale agiscono gli stati canaglia. Allora, sono 9 mesi di bombardamenti sistematici. Quello nel villaggio druso del Golan ha ucciso 12 bambini, hanno colpito un campo di calcetto, una cosa terrificante. Ma sono 9 mesi che bombardano qualunque cosa a Gaza. Io leggevo proprio questa mattina dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non di Hamas, i bombardamenti sui presidi sanitari di Gaza, ed erano dati fermi al gennaio, sono stati 309. 309. Allora, non è che un ospedale è differente da un campo di calcetto, e non è che i bambini del villaggio druso sono diversi dai bambini palestinesi. Quindi, se c'è una democrazia e vogliamo difenderla, la democrazia deve comportarsi da democrazia. Purtroppo, a capo di quella democrazia c'è un uomo, in questo caso Netanyahu, che si sta comportando da criminale e che vuole tenere il potere più a lungo possibile. La guerra è lo strumento che ha per riuscire. Tra le altre cose c'è un fatto. Solo un secondo, Presidente, perché sì. Nel frattempo Gallant, il ministro della difesa israeliano, insomma, credo che abbia messo una pietra tombale sull'ipotesi schermaglia, perché dice Hezbollah ha sorpassato la linea rossa. E adesso... Il risultato di queste cose è purtroppo anche inefficace dal punto di vista militare. Perché quando si diceva inizialmente che l'azione israeliana di reazione era per decapitare i vertici di Hamas non sono stati decapitati. Adesso c'è l'azione contro i vertici di Hezbollah, ma purtroppo i vertici di Hezbollah non saranno decapitati. Allora, intanto cosa succede? Che si consegna sempre di più la questione palestinese nelle mani dei gruppi estremisti, cioè già l'autorità palestinese era delegittimata, ma oggi è proprio irrilevante, perché è chiaro che più polarizzi lo scontro con Hamas, più Hamas diventa indebitamente la bandiera del mondo palestinese, e questo è ulteriormente autolesionista per Israele, che non ha mai avuto, come oggi, purtroppo, perché noi siamo amici dello Stato di Israele, ci dispiace dirlo, un isolamento internazionale come quello che c'è. Per cui dico, da tutti i punti di vista, l'unico punto di vista, ma siamo alla follia, che giustifica questa cosa, è la permanenza politica di Netanyahu e il fatto che non si va alle elezioni, come invece credo una grande democrazia avrebbe interesse a fare. Bene, parole molto forti quelle di Pier Ferdinando Casini. A questo punto è importante... Daniele, compatangio, ci senti? È importante che tu ci dica, perché un po' il mondo è in attesa di capire quale sarà le virgole della reazione americana, sono quelle che ci fanno capire se questa azione è tollerata, consentita, se c'è un limite. Dici tu che luce c'è da Washington? Sì, è 2 giorni che qui se ne parla. Proprio questa mattina c'è stata una conferenza stampa telefonica però di Kirby, John Kirby, il portavoce del Presidente, proprio su questo. E aveva detto che gli Stati Uniti si aspettavano che non ci sarebbe stata un'escalation tra Israele
e il Libano, e anzi si sarebbe dovuto cercare la de-escalation, quindi cercare di sdrammatizzare in qualche modo la situazione. Però quello che è successo chiaramente non è quello che si aspettavano dalla Casa Bianca. Pochi minuti fa, 10 minuti fa, è finito il press briefing alle mie spalle, che abbiamo seguito, la Karine Jean-Pierre, una delle portavoci del Presidente, ha detto che la guerra, l'escalation, l'aggravarsi della crisi nel Medio Oriente si può ancora fermare. Ora bisogna capire che azione diplomatica faranno. Sì? Che azione diplomatica faranno? È come dire che fanno una pressione diplomatica a partire da adesso. Esatto. Esattamente. Beh, quindi si sta aspettando di capire il problema vero è, purtroppo, è che a fine mandato un presidente americano è sempre azzoppato, vale per Biden come vale per gli altri. Addirittura. Ma è sempre così. Negli ultimi 6 mesi, guardate che questo capita anche nella politica italiana, l'abbiamo vissuto tutti. Alla fine, quando si è nella fase finale, è chiaro che il tuo potere, moral suasion, tra l'altro non candidato, e per di più non candidato. Sì, non candidato, con Trump che... Insomma. Con Trump che, insomma, che avrebbe una posizione probabilmente più favorevole agli interessi italiani. E con Netanyahu che ha regalato un cappellino a Trump. Guardate, questa situazione mondiale è anche quella... Scusate, non voglio introdurre un argomento di cui non abbiamo ancora parlato. È anche quella che favorisce sostanzialmente quello che sta capitando in altri scenari, tipo il Venezuela, perché... Con questa distrazione delle grandi potenze sul tema Ucraina e sul tema Medio Oriente, il tema Venezuela rischia cinicamente di andare in cavalleria. Per cui i brogli giganteschi che sono fatti da Maduro, alla fine sì, sono biasimati da tutti, però... Ma sono già andati in cavalleria, diciamo, è già finita. A parte qualche paese limitrofo. Cioè, non scoppia una guerra mondiale sul Venezuela, no, è chiaro che il tema del petrolio, il tema di questi rischi, è ovvio che sono tutti con una grande prudenza. Il massimo lo ha fatto, e secondo me ha fatto bene, il ministro degli esteri Tajani oggi, quando ha telefonato a Corina Machado, che secondo me è stato un gesto positivo, tra parentesi. Questo è l'unico punto su cui tutta la politica italiana, da 5 Stelle alla Lega, è unita. Io non ho ancora visto in questa legislatura una sola cosa, salvo il Venezuela, su cui c'è l'unità di tutti. E d'altronde c'è un'unità dovuta anche al fatto che anche paesi come quelli del Brasile, Lula, e altri paesi come Pedro in Colombia... Ma non è che non c'è più Bolsonaro lì, perché sennò... Beh, Lula è sanitario di massa, almeno Lula ha detto, un po' ci garantisce. Ha detto: Maduro deve imparare che se vince, vince, se perde va a casa come ho fatto io, e si ripara alle elezioni successive. Però lì, diciamo, l'hai ereditato la presidenza, lì, quindi è un po' difficile convincerlo. No, lì credo che non abbia proprio questo tipo di impostazione Maduro. Io lì, però, Presidente, la interrompo perché in realtà rimaniamo un po' all'estero, ma con delle ripercussioni in Italia, perché mentre tutto questo accade, Giorgia Meloni è in una visita ufficiale in Cina, ha incontrato sia il presidente sia il premier cinesi, e ha incontrato anche i giornalisti italiani, però, e ha avuto uno scambio con loro in cui ci sono state un po' di tensioni. E allora vediamo un attimo una clip di questo punto stampa e poi ci ragioniamo su insieme. La Commissione europea riporta accenti critici di alcuni portatori di interesse, diciamo stakeholder. Chi sono quegli stakeholder? Il Domani, il Fatto Quotidiano, Repubblica. Capisco il tentativo di strumentalizzare, cioè lo capisco, no, lo conosco. Ecco, il tentativo, diciamo, di cercare il soccorso esterno da parte di una sinistra in Italia che evidentemente è, diciamo, molto dispiaciuta di non poter utilizzare per esempio il servizio pubblico come fosse una sezione di partito, però su questo non posso aiutare proprio perché credo nella libertà di informazione e di stampa. Allora, con una certa solita abilità dialettica, però la sostanza di questa frase della Meloni è doppia. Cioè, da un lato squalifica gli stakeholder, che ormai è il termine con cui si indicano questi giornalisti che ovviamente hanno fatto col loro lavoro qualcosa che non piace al governo. Dall'altro, però, si dice anche questa seconda frase: abbiamo impedito che la RAI sia una sezione di partito. Quindi, in qualche modo, rilancia su tutta la linea. Sì, ma intanto fammi dire che ho la sensazione che Giorgia Meloni, lo vedevo prima di venire qua riportato da Dago Spia, e non è sbagliata la riflessione. Ho l'impressione che abbia sbagliato
il tipo di giudizio, perché lei fa riferimento agli stakeholder che sono, nello specifico, le serve per attaccarli palesemente e per l'ennesima volta, Il Domani, Il Fatto e Repubblica, come se fossero quelli la fonte del report sullo stato di diritto della Commissione europea, cosa che non è. Confonde un altro report. Mentre quelli erano la fonte, ma legittima, di un altro report, che è quello di Media Freedom Response, che è uscito 2 giorni fa, che è tutt'altra cosa. Peccato che le due cose comunque convergano su una valutazione di fondo dello stato piuttosto critico dell'informazione nel nostro paese. Quindi dico questo per dire, intanto appunto Meloni è mal consigliata con tutta evidenza, anche se i suoi giornali, perché è il giornale che riporta pari pari lo stesso ragionamento che nelle stesse ore faceva Giorgia Meloni, le danno un supporto, sbagliando. Però è chiaro che usa questo argomento per attaccare per l'ennesima volta quegli organi di informazione, i pochi rimasti, devo dire, per fortuna, nel quale mi onoro di appartenere, che ancora esercitano un giudizio critico nei confronti del governo e della maggioranza. Però continuare a negare che esista il problema e addirittura scrivere una lettera alla Commissione europea, alla Presidente della Commissione europea, per spiegargli il rapporto che ha mandato a noi, cioè voi capite che è un cortocircuito micidiale. L'Europa, no? Avevano già chiarito che l'Italia era perfettamente informata, tant'è vero che c'erano, certo, state informata, anche delle interlocuzioni. Ma non c'è dubbio, perché lì gli stakeholder erano loro stessi. Sono stati consultati, Mariana, organi di governo, e quindi temi, perché ne la libertà dopo di informazione è in pericolo in questo paese, dal mio punto di vista. La serata è lunga, Hezbollah ha già risposto con un lancio di razzi, capiremo dopo se si ferma a questo o se andrà avanti. Mariana, prego. Sì, no, stavamo... Posso dire una cosa su questo punto? A me interessa un altro aspetto. Io vedo delle reazioni un po' spropositate. Da parte di chi? Ma da parte del governo. Cioè, noi abbiamo avuto insegnamenti, forse sbagliati, ma io credo fossero giusti, per cui chi governa deve avere anche una capacità di tenuta, di tolleranza, di la grazia di Stato. La discussione, alla fine, anche gli attacchi dell'opposizione fanno parte del gioco. Una reazione così piccata rischia di essere anche un segno di debolezza e di nervosismo. Allora le aggiungo una domanda, perché insomma, nei giorni scorsi il professor Cacciari ha alluso a una crisi più sostanziale all'interno della maggioranza di governo, che secondo Cacciari potrebbe addirittura portare a una crisi, cosa che in qualche modo aveva fatto aleggiare già Matteo Renzi nelle scorse. Io non credo affatto, non sono d'accordo né con Cacciari né con Renzi da questo punto di vista, secondo me non ci sarà nessuna crisi. Secondo me però ci sono dei segnali da vedere con grande interesse, ad esempio io non sono così convinto che la maggioranza andrà avanti sulla riforma costituzionale e questo è un segno di attenzione, a mio parere dal loro punto di vista intelligente, ma anche di insicurezza rispetto a un esito che ci è stato sbandierato, che era un esito, addirittura ci è stato rinfacciato quando si diceva cerchiamo di trovare un'intesa perché le riforme costituzionali si fanno assieme, ma sì, poi ci saranno gli italiani che parlano. Adesso tutta questa voglia di far parlare gli italiani non c'è. Nello stesso tempo ci sono alcuni segnali. Vedete, si è discusso nei giorni scorsi se Renzi abbia fatto bene o male ad avvicinarsi al cosiddetto campo largo. Secondo me è un segno molto importante. Di cosa? Perché, Renzi non è uno sprovveduto. Il fatto che Renzi si riposizioni in modo chiaro e verso l'opposizione è un segnale che consiglio a coloro che sono un po' incerti di guardare, per cui ci sono una serie di cose che non porteranno affatto alla crisi e sarebbe anche sbagliata. Questo governo ha vinto le elezioni, governi 5 anni come giusto che sia, nei paesi civili capita questo e tra 3 anni si vedrà le elezioni. Però l'importante è che nella democrazia ci sia la possibilità che un'alternanza sia viva e vegeta, non c'è un'alternanza... Allora, su questo tema che è cruciale ci fermiamo per il super spot e torniamo subito dopo sempre con questi ospiti. Ha
Abbiamo chiuso il blocco precedente, diciamo, analizzando le ragioni che possono aver incentivato il riavvicinamento di Matteo Renzi al Partito Democratico, però voglio andare su Massimo Giannini brevemente per capire se anche lo scontro tra Grillo e Conte può essere visto in una chiave, diciamo, chiarificatrice dei ruoli in campo e magari un maggior consolidamento del ruolo di Conte all'interno del movimento in vista di un campo largo che possa tenere. Non ho dubbi su questo. Allora, Conte, a mio parere, ha cullato il sogno di poter essere lui il federatore del campo largo, però i risultati elettorali non supportano questa sua ambizione. E quindi intelligentemente si è riposizionato e ha capito che la sua metà campo è l'accordo con le forze che contrastano l'attuale governo e l'attuale maggioranza. A questo si oppone Beppe Grillo, perché Beppe Grillo, attraverso, diciamo, addentellati che sono rimasti dentro il movimento, ne cito uno solo, Virginia Raggi, è ancora dell'idea che il movimento debba non essere né di destra né di sinistra. Lo so che do un dispiacere al presidente Casini, ma il centro non esiste, banalmente, non c'è il centro. Ma io sbaglio. Lo so. Il centro alla fine esiste, farà però la differenza. Ecco, però, allora, diciamola per il 5 Stelle, diciamola per i 5 Stelle. L'idea di poter coltivare il terzismo si è rivelata fallimentare. Oggi, quindi, Conte consapevolmente vuol fare un accordo con Elly Schlein per fare sto benedetto campo largo, e l'entrata a gamba tesa di Beppe Grillo alla vigilia dell'assemblea degli iscritti serve a impedire esattamente questo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, se, come io credo e farebbe bene, Conte tiene il punto, questo sarà un elemento di grande chiarificazione, perché accelererà la convergenza definitiva del fronte repubblicano, lo vogliamo chiamare così? Esageriamo. Però c'è il referendum, è importante, guardate quello che è successo sull'autonomia differenziata, siamo a oltre quasi 300.000 firme. Siamo al massimo, ma c'è un giallo, attenzione, giallo sulla sopravvivenza o no del bersaglio. Ci sono fonti diverse e lo spiegheremo fra poco nella seconda parte. In questo caso forse bisognerà aspettare dei mesi per capire se è sopravvissuto o meno, perché se è morto comunque i destinatari del missile non lo dicono. E se è vivo non si fa vedere, perché credo che l'aria non sia così propizia. Grazie a Pier Ferdinando Casini, Massimo Giannini. Arrivano Annalisa Cuzzocchea, Pietro Senaldi e Andrea Tenenti, che è il portavoce della missione UNIFIL a Beirut, e quindi dal campo ci dirà come si stanno mettendo le cose. State lì, torniamo subito. Sì. 21:16, siamo tornati in studio, con noi la vice direttrice della Stampa Annalisa Cuzzocchea, ben trovata. In collegamento il condirettore di Libero Pietro Senaldi, grazie Pietro per essere qui, e buonasera. A breve avremo collegato da Beirut il portavoce della missione UNIFIL in Libano, Andrea Tenenti, perché stiamo continuando a monitorare gli sviluppi dell'attacco israeliano a sud di Beirut del tardo pomeriggio, insomma circa le 19. Però, insomma, abbiamo chiuso il blocco precedente ragionando anche un po' di fatti italiani e di schermaglie, per fortuna assai più contenute, tra giornalisti e governo Meloni. Abbiamo visto come Meloni durante la visita ufficiale in Cina ha commentato il report europeo sulla libertà, sullo stato di diritto in Italia e sulla libertà di stampa, confondendolo col Media Freedom, però non è la prima volta che Giorgia Meloni ha delle tensioni con i giornalisti. Allora abbiamo chiesto alla nostra Irene Buscemi di ricostruire questi 2 anni e mezzo di governo Meloni attraverso il rapporto della Presidente del Consiglio con la stampa. Lo guardiamo e da qui ricominciamo. Confermo di non avere bisogno di una tele Meloni, ecco, non ne ho bisogno, non mi interessa, non la voglio. Tele Meloni. E allora si capisce che il problema non è che c'è tele Meloni, ma è che non c'è più tele PD. Perché nella storia della Repubblica Italiana non è mai accaduto quello che Fanpage ha fatto con Fratelli d'Italia, con nessun partito politico. In altri tempi questi sono i metodi che usavano i regimi. Ora andiamo avanti, che vi devo dire, io ho un altro impegno, spiegherò alla Confartigianato che altrimenti avreste scritto che non rispondevamo alle domande. Bugie, smontate una dopo l'altra. Ho
progetto della Reuters. Siete stati così coraggiosi in altre situazioni? Ma a cosa si riferisce? No, lo so io a cosa mi riferisco. Andiamo avanti, dai. No, mi hanno chiamato Pesciarola, Fruttivendola, Borgatara. Perché loro sono colti. Obiettivi? Sì, nei primi sei mesi del 2024. Abolire la povertà, pace nel mondo. Allora vorrei capire qual è la lettura che voi date del concetto di libertà di stampa. La lettera che io ho inviato non è una risposta alla Commissione europea o a un momento di frizione con la Commissione europea. La Commissione europea riporta accenti critici di alcuni portatori di interesse, diciamo stakeholder. Chi sono quegli stakeholder? Il Domani, il Fatto Quotidiano, Repubblica. Allora, Annalisa Cuzzocrea, perché Meloni ha questo rapporto, sembra avere questo rapporto un po' teso con la stampa, fin dagli esordi in realtà, sembrerebbe quasi che quel suo rivendicare di essere un underdog, no? Non viene la traduzione, aiutami. Una persona arrivata dal niente, arrivata che dopo aver molto combattuto e che quindi è per definizione sulla difensiva, no? Sente un corpo estraneo rispetto. Sì, la sensazione è sempre stata un po' questa. Giorgia Meloni ha chiaramente un pregiudizio nei confronti della libera stampa e pensa che la libera stampa abbia dei pregiudizi nei suoi confronti per il suo passato e per il partito da cui proviene, per il partito che ha fondato, e questa cosa crea inevitabilmente delle scintille. Quello che è successo in Cina è a mio parere molto grave, perché indicare come degli oppositori politici dei giornali non è una cosa da paese democratico, non si fa, non si deve fare. Giorgia Meloni tra l'altro ha confuso i due rapporti. Un giornale che è vicino alla maggioranza di governo ha attaccato oggi, facendo la lista di singoli giornalisti che sarebbero considerati appunto persone che vanno a parlar male di Giorgia Meloni, del governo Meloni, di quello che fa per interessi personali, e così non è. Uno di questi giornalisti è Ilario Lombardo, che è un ottimo giornalista, oltre che una persona davvero per bene, è un giornalista della stampa, sì, ma dico no, quello della stampa, ma chiaramente tutti gli altri, Francesca De Benedetti, Matteo Pucciarelli di Repubblica, della De Benedetti e del Domani, sono tutti ottimi professionisti. Quindi fare i giornali vicini alla maggioranza di governo, che fanno liste di proscrizione di giornalisti che sarebbero appunto oppositori da combattere, e contemporaneamente la Presidente del Consiglio, che dalla Cina dice quella frase molto grave su giornali che sarebbero stakeholder, portatori di chissà quali interessi, gli unici interessi che giornali come Repubblica, metto anche la stampa, il Domani, il Fatto Quotidiano, portano gli interessi dei cittadini di essere informati e di avere accesso a tutta l'informazione possibile sull'operato del governo, su quello che fa, con la possibilità di criticare se c'è da criticare e di non criticare se non c'è. Dovremmo uscire fuori da questi reciproci dubbi sull'altrui, sul fatto che ci siano dei preconcetti. Io non ho preconcetti nei confronti di Giorgia Meloni, spero che lei non ne abbia nei miei. Pietro Senaldi, è stato giusto o una scorrettezza, come dice Annalisa Cuzzocrea, aver pubblicato in prima pagina la lista di coloro che sono nel mirino della critica, ovviamente, da parte della Meloni in quelle dichiarazioni e di questa grande polemica sulla libertà di stampa in Italia? Tu che dici? Io credo che in Italia ci sia libertà di stampa. Io non so, che vorrei chiedere alla collega se lei non si sente libera, se nel suo giornale non si sente libera di criticare, questo, quando va in TV viene intimidita. Allora, se sei libera tu, io sono libero, Luca, Marianna, siete liberi. Se in 4 su 4 siamo liberi, mi sembra già che siamo il 100% del sondaggio. Però il tema non è questo. Se qualcuno non è libero, il tema non è che io non sono libero nel mio giornale. Ma è che questa libertà va bene al governo? Esatto. Il tema è se non sia un'intimidazione creare dei target, dei bersagli, e che il Presidente del Consiglio li chiami in causa come se fossero dei reprobi. Scusami, questo io è il tema. Io credo che il bersaglio... Ma io credo che il bersaglio sia il Presidente del Consiglio, francamente, della stampa. Ti faccio, non della stampa in quanto quotidiano, diciamo, della stampa d'area progressista. Ti faccio un esempio. La notizia più importante della scorsa settimana era che sono spuntati 24 miliardi in più dal gettito fiscale. Questo
consentirà il fatto che non ci sarà la manovra in ottobre. Allora, ci voleva una lente di ingrandimento per trovarla sui giornali. Gli stessi giornali che sono andati avanti per 6 mesi a dire che il governo a ottobre sarebbe stato in difficoltà perché avrebbe dovuto inventarsi una manovra straordinaria. Allora, va benissimo dire che non c'è libertà di stampa e poi nessuno si alza a dire io ho ricevuto delle pressioni dalla Meloni, nel mio giornale non posso scrivere quello che voglio, perché però Pietro, scusa, chiunque può farlo in qualsiasi momento. Perdonami, ma non però, è... Non libertà è libertà di stampa è anche dare le notizie. Mentre dare le notizie, appunto, in libertà di stampa e criticare eventualmente chi governa, quindi chi è al potere, rientra nei doveri di chi fa il giornalista, meno ovvio è che gli attacchi siano in senso opposto. E questo, a onore del vero, lo dicevamo anche quando Matteo Renzi indicava i giornali nemici, quando Beppe Grillo faceva il giornalista del giorno. Eccomi. Una giornalista del giorno era proprio spesso Annalisa Guzzocrea per segnalare alla base grillina i giornalisti sgraditi. No, ma le liste di proscrizione... Le liste di proscrizione sono un errore in cui sono caduti tutti, sono quindi sbagliate. Non ragioniamo di Meloni o non Meloni, ragioniamo del perché, che cosa ci insegna questo del tipo. Guarda, di leadership che un esprimere, che tipo di leader vuoi essere se assumi come normale attaccare un giornalista? Ma io credo due cose. Primo, dal punto di vista di un giornalista, io credo che le liste finire in una lista di proscrizione sia una medaglia al merito del giornalista. Quindi massima solidarietà e stima per tutti i colleghi che sono finiti nella lista di proscrizione. Secondariamente, però, credo che quando Giorgia Meloni dice, insomma, mi sento giudicata con una lente di ingrandimento, con una lente diversa dagli altri, non ha tutti i torti. Perché al governo? La polemica di oggi è che si è portata la figlia in Cina, no? Sì, ma la polemica di nessuno dei nostri giornali, nessuno dei nostri giornali, lo rivendico, ha mai fatto polemica sul fatto che Giorgia Meloni viaggi con sua figlia. Ne ha tutto il diritto di fare la Presidente del Consiglio come vuole, la madre come vuole, di gestire queste due cose insieme come vuole. Il mio giornale non lo ha mai fatto, nessuno dei giornali che abbiamo citato lo ha mai fatto. Voglio, quindi, se poi ci sono delle cose su internet... Però ricordo benissimo che quando a New York è andata a mangiare la pizza con la figlia, è stata ripresa dalla stampa, non credo dalla stampa di centrodestra, non mi ricordo oggettivamente da quale giornale, ma è stata ripresa. L'aneddoto fu raccontato dal Corriere della Sera. Si porta la figlia, ci va a mangiare la pizza, ce lo ricordiamo tutti, no? Non me lo sono inventato. Ma fu un aneddoto raccontato dal Corriere della Sera senza oggi alcuna... Sono apparse le foto dell'ex marito in spiaggia. Che male c'è se l'ex marito va in spiaggia il 29 di luglio? Questo però è un trattamento dai. Che uno può essere d'accordo o meno, e credo che tutti siamo abbastanza d'accordo sul dire che sì, i problemi sono altri e le ragioni di interesse però sono altre. Posso dire una cosa importante, però Marianna, perché questo è importante, perché sia quello che dice Pietro Senaldi, sia quello che dice Giorgia Meloni, sottende a un'idea dei giornali, del giornalismo, che è un'idea profondamente sbagliata. Cioè che l'idea che noi pubblichiamo le notizie che in qualche modo screditano il governo, perché in questo momento saremmo contro il governo e non altre, non è così. Alla stampa si pubblicano le notizie che sono notizie, so che è così anche a Repubblica perché ci sono stata e immagino che sia così, solo perché sono notizie. Io ho avuto più querele, ho avuto più querele dal PD e dal Movimento 5 Stelle, tutte vinte, e non ho avuto querele da destra, e sono considerata in questo momento di un giornale che farebbe la guerra a Giorgia Meloni. Non è così. I nostri giornali hanno un obiettivo, che è quello di informare i lettori. Se hanno una visione critica del governo, lo dicono. Se hanno una visione critica dell'opposizione, lo dicono. Noi lavoriamo così. Essere continuamente dipinti, scusami, ma anche dai giornali che sono vicini alla maggioranza, in un altro modo, è inaccettabile. Ci siamo dati una regola, ce la siamo dati da tempo: non rispondere a quegli attacchi. Posso farti una domanda? Non abbiamo mai risposto a quegli attacchi. Oggi il mio direttore ha risposto a quel pezzo del giornale che citava Ilario Lombardo, perché non è possibile più sopportare una versione macchiettistica del nostro lavoro, che è un lavoro serio e che è un lavoro onesto. Beh, però, scusami. Vai. Allora, vai Pietro, la replica allora, io poi... difendo Ilario Lombardo. Io ricordo che lui ha pubblicato lo scoop
che adesso a settembre ci saranno i corsi di tiro a segno nelle scuole. Mi sembra che non ci siano i corsi di tiro a segno nelle scuole. Me la ricordo bene quella cosa lì. Oggi ti faccio una domanda. Spinelli nell'inchiesta ha detto: io pagavo tutti, perfino l'abonino. Oggi, la notizia di oggi, e il tuo giornale è l'unico a non riportarla, è che Spinelli, per uscire dal carcere, perché non l'abbiamo paga avuta uno della direzione del PD. Io non so perché tu... Ti assicuro che domani troverai un ampio pezzo, grande anche pezzo su questo. Sui tormenti del... Scusami. Grande pezzo sui tormenti del centrodestra che non trova il candidato, il fatto che l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che uno debba consegnare l'azienda a uno del PD, allora, per poter uscire. Spieghiamo la tua allusione a caso Spinelli, lo fa subito Marianna, però diciamo 120. Anche tre cose. Negli anni abbiamo visto definire Prodi mortadella, Dini ranocchio, persino Rospo in modo amichevole dal manifesto quando si vota la fiducia, Berlusconi in qualunque modo, Bersani è stato fotografato mentre prendeva una birra, Veltroni con l'ombrello a Sabaudia che gli si chiudeva sulla testa. Nessuno va dato onore a queste persone di non aver mai criticato i giornali per dare queste notizie. E qualcosa che può non piacere alle persone che sono qui al tavolo può essere assolutamente giornalismo se è fatto senza toccare i minori, senza insultare nessuno. Quindi è solo in questo caso che si arriva a individuare dei giornalisti come colpevoli e non abbiamo capito bene che. Va spiegata l'allusione di Pietro, sì, su Spinelli. E apprezzate molto il fatto che non rimarchi ancora una volta che se non va bene che si critichino i viaggi con la figlia, allora non si espone la figlia per fare, come dire, per costruire un'immagine pubblica basata anche sul fatto di essere una madre single. Ma questo magari ne facciamo uno speciale di 6 ore di non da Natale. Detto questo, e già su questo non siamo d'accordo. Dovevamo spiegare. Uno può andare con sua figlia dove vuole, anche sì, se è presidente. Era un inciso. Poi facciamo lo speciale di 6 ore a Natale. Spieghiamo l'allusione di Pietro Senaldi. Il caso è legato all'inchiesta che ha portato e tuttora tiene ai domiciliari, nonostante le dimissioni da presidente di regione, Giovanni Toti. Spinelli avrebbe, che era, diciamo, è coindagato nell'indagine con Giovanni Toti, ha proposto a Davide Ermini, diciamo, nome del PD, ex vicepresidente, dirigente del PD, anche commissario del PD in Liguria, ha proposto di fare il presidente della sua holding. Ermini ha accettato. Il candidato in pectore del centrosinistra alle prossime regionali di fine ottobre in Liguria, Andrea Orlando, ex ministro della giustizia, gli ha chiesto di recedere. Ermini è uscito con una nota proprio pochi minuti fa, prima della nostra diretta, per sostanzialmente far capire che sembrerebbe non intenzionato a darle queste dimissioni, perché insomma vede nell'accettare questa presidenza una sorta di missione chiarificatrice di quella. E questo è un grande problema per il PD, di cui parleremo, come abbiamo parlato della Puglia, di tutto il resto, perché appunto non ci facciamo mancare niente. Però al di là, diciamo, della stoccata. Il tema però è molto politico, cioè nel momento in cui un coindagato di Toti, che si è appena dimesso, affida sostanzialmente a un l'ex commissario del PD Liguria, tanto per dire solo una delle qualifiche, il ruolo di presidente della sua holding, le due cose sono incompatibili. Un dirigente del PD, dicendo, un dirigente del PD non può andare a fare l'amministratore della holding di un coimputato di Toti, nel momento in cui il PD è andato con un pezzo di opposizione in Liguria a chiedere le dimissioni di Toti, che poi sono arrivate, perché considera quell'inchiesta, quei sospetti molto gravi. Adesso c'è la richiesta di processo immediato. Insomma, io trovo che la cosa sia abbastanza sconvolgente e che abbia ragione Andrea Orlando a chiedere il passo indietro, quindi probabilmente qualcosa succederà. Le due cose non credo possano andare insieme, essere un dirigente del Partito Democratico. Dobbiamo fare solo una precisazione: noi avevamo invitato Ermini a intervenire come volesse, quando volesse, durante questa trasmissione. Lui ha detto che si riserva di farlo e persino di prendere dei provvedimenti come la sospensione, l'autosospensione da quell'incarico. Lo dobbiamo dire solo per diritto di cronaca, continua pure con... No, certo, ma quindi è chiaro che la questione c'è e che imbarazza fortemente il Partito Democratico nel momento in cui si prepara una battaglia in Liguria, un'altra in Umbria, un'altra in Emilia Romagna, ha delle aspirazioni, cioè quella di cercare di vincere in tutte e tre le regioni per minare le fondamenta della maggioranza, come dicevate voi prima, insomma, che...
secondo me. Pietro Senaldi ne dà un'altra lettura. Non vedo cadute in vista. Però. Senaldi è un'altra lettura di questa nomina di Ermini. Pietro. Ma no, io credo che, insomma, come ho detto, lui, insomma, per uscire di galera, dagli arresti domiciliari, ha dovuto nominare un uomo di fiducia del PD. Questo è il punto. No, però questa la devi spiegare. Scusami, Pietro, perché la devi spiegare. Secondo me se nominava uno di Fratelli d'Italia... Allora, mettiamo in piedi i pezzi che ha detto Marianna. C'è stata una manifestazione in cui il PD addirittura è stato criticato alcune forze perché insieme ai 5 Stelle, insieme a Sinistra Italiana, alcuni dirigenti locali di altri partiti della coalizione di centrosinistra, è andato in piazza a chiedere le dimissioni di Toti. Ora, per quale strano percorso? No, ma Luca, per quale strano percorso? Qual è l'associazione logica che fai per cui assumere, dare un incarico nella propria holding a Ermini dovrebbe servire a uscire di cella? Ce lo devi spiegare perché io sinceramente non lo vedo questo. Vediamo se uscirà o no. Vediamo se uscirà o no. Se uscirà, sarà solo in funzione del nuovo assetto al CDA, giusto? Il nuovo assetto al CDA comporta la retrocessione dell'ex amministratore delegato a semplice consigliere, la nomina di un avvocato di garanzia e l'ingresso di Ermini. Vediamo se verranno rifiutati o no la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. Ce lo dice, dobbiamo attendere solo 48 ore. Dopodiché l'autosospensione di Ermini poco mi importa, perché tu hai avuto l'incarico per quel che eri, non per il fatto che tu dopo ti autosospendi. Ah, quindi non va bene. L'autosospensione è una cosa, uno specchio per l'allodole. Questo penso che possiamo convenire tutti, no? No, perché non c'è un'incompatibilità diretta e sarebbe un gesto in più, però ognuno qui anche a casa può pensarla come vuole. Se c'è un'incompatibilità è giusto quello che dici, ma non c'è e quindi... C'è una sconvenienza, non un'incompatibilità. Cioè, allora, noi ci rendiamo conto che adesso il porto di Genova ha come commissario il componente del Consiglio Superiore della Magistratura che Ermini sconfisse 13-11 alle votazioni, che è uno dei in quota 5 Stelle. Nuovo commissario straordinario del porto, ok? Come rappresentante di Spinelli, che dovrebbe essere il corruttore del sistema politico, l'ex responsabile giustizia del PD, ok? Ditemi che questa inchiesta era per far fuori la politica dal porto di Genova. Io credo che ce l'abbia messa con i capelli, abbia semplicemente sostituito una parte per metterne un'altra. Ma l'inchiesta era per perseguire degli illeciti. È così. L'inchiesta non era per cambiare gli assetti di vertice, ma per perseguire degli illeciti, poteva andare avanti senza le dimissioni di Toti. Se fosse stata per perseguire degli illeciti, sarebbe potuto andare avanti benissimo. Ma infatti sta andando avanti, Toti è ancora ai domiciliari e ha deciso lui di dimettersi, è ancora ai domiciliari, non è che si è dimesso e l'hanno tolto. Beh, deciso lui, con una pistola alla tempia ha deciso. Va bene, gli hanno rimbalzato tre o quattro volte la domanda. Non è che è un dispetto, ci sono delle valutazioni giuridiche, però io vorrei uscire da questo caso che crea un qualche imbarazzo nel centro-sinistra per andare su un caso, per par condicio, che ne crea nel centro-destra, perché è di oggi la notizia... Cosa? Scusa, non ho sentito, Pietro. No, mi sembra giusto scappare da quello che crea imbarazzo nel centro-sinistra per andare abbiamo fatto 10 minuti di trasmissione su 30. Quello che crea imbarazzo nel centro-destra, ma figurati. No, c'è libertà di stampa, giustamente. Allora, siamo persino d'accordo sul fatto della sconvenienza del ruolo di Ermini. Quindi facciamo uno speciale di 3 ore su Ermini, dai, Pietro. No, ma tra l'altro, Pietro, conosci le dinamiche televisive, se siete d'accordo tu e Puzzo Crea, noi andiamo avanti su un'altra cosa per finché forza, non si può. Scherzo. No, però andiamo sulla notizia di oggi, noi sorridiamo e scherziamo. Però, insomma, è una notizia grave, è l'apertura di un fascicolo sulla consigliera del CSM Rosanna Natoli, è una consigliera del CSM in quota la russa, si dice, insomma, molto vicina al Presidente del Senato, al centro di un caso nato da un'intercettazione consegnata dall'avvocato Tormina. Insomma, abbiamo bisogno di Luca Fabiani che ci riassuma il caso e da lì ripartiamo.
Io avevo preso a cuore la sua situazione. Noi questa situazione la vogliamo risolvere e la dobbiamo risolvere. Quella che avete sentito in questa registrazione è Rosanna Natoli, consigliera laica del CSM, eletta in quota Fratelli d'Italia e componente della commissione disciplinare del Consiglio. Molto vicina al suo concittadino più illustre, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che avrebbe sponsorizzato la sua nomina, Natoli è stata registrata nel suo studio d'avvocato a Paternò durante un incontro privato da Maria Fascetto Sivillo, giudice civile di Catania, sotto inchiesta a Palazzo dei Marescialli. Perché nessuno di noi ha pregiudizio nei suoi confronti, non ce l'ho io perché è amica degli amici. Le due cercano una soluzione per far uscire la magistrata di Catania dalla sua situazione disciplinare. Peccato però che nella commissione che avrebbe dovuto giudicarla sedeva, tra gli altri, proprio lei, Rosanna Natoli, giudice relatore del procedimento. Di lei me ne hanno parlato sempre bene. E sto violando il segreto della Camera di Consiglio, dicono tutti. È vero che ha subito un sostruso, ma a me mi sembra, poverina, che è andata in tilt. La bomba esplosa al CSM quando l'avvocato di Fascetto, Carlo Taormina, ha consegnato la registrazione proprio durante la seduta della commissione disciplinare, che vedeva di fronte da una parte Natoli nella veste di giudice e dall'altra la Fascetto in quella di imputata. Ha letto anche lei del caso della consigliera Natoli, che lei conosce molto bene. Natoli si chiama. Natoli, volevo chiederle cosa le consiglierebbe, se le consiglierebbe di fare un passo indietro visto il caso che la riguarda. Grazie. No, non faccio consigli, così come lei non ne chiede a me, io non ne chiedo a lei. La Russa preferisce non rispondere, ma intanto la Natoli si è dimessa dalla commissione disciplinare, ma non dal Consiglio Superiore. E la Procura di Roma le ha recapitato l'invito a presentarsi in qualità di indagata per rivelazione di segreto e abuso d'ufficio. Allora, visto che dobbiamo fare delle categorie per dare un'interpretazione anche a chi ci guarda, qui il caso è abbastanza semplice, nel senso che c'è un conflitto di interessi non eludibile fra una persona che giudica, che parla con una imputata che deve essere giudicata, e quindi oltre al tono molto corrivo, oltre ad alcune frasi che ovviamente amici degli amici e locuzioni non felicissime, però qui c'è un tema proprio tecnico, cioè il tema è che c'è un conflitto di interessi. C'è un incontro che non doveva esserci, esatto. Una conversazione che non doveva esserci, una persona che deve giudicarne un'altra, che le dà delle indicazioni su come comportarsi per sottostare poi a quel giudizio, cioè il conflitto di interessi palese, la sconvenienza, per usare una parola che abbiamo già usato, palese, una brutta risposta a Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano del Presidente del Senato Ignazio La Russa, ma siamo abituati alle brutte risposte del Presidente del Senato Ignazio La Russa ai giornalisti. Perché dico questo? Perché sappiamo dalle cronache... Brutta perché? Spieghiamo. Perché gli ha detto, non mi deve fare questa domanda, come al solito, no? Quando una domanda imbarazza, quando una domanda indispone, quando una domanda più che lecita viene considerata invece non lecita perché non si sa come rispondere, si usano quei toni lì, no? Che non sono dei toni... Cioè, questa cosa, che appunto abbiamo detto anche prima, chi ha un ruolo come quello di Presidente del Consiglio, come quello di Presidente del Senato, ha questo compito anche di rispondere alle domande dei giornalisti, tutte lecite quando si tratta di domande appunto non private, non personali, ma di casi, come dicevi tu, di un conflitto di interesse palese e grave, perché tocca l'ordine di autogoverno della magistratura. Non riesco a immaginare, è uno degli organi più sensibili, no? In una democrazia. Tra l'altro non c'entra niente che sia un esponente di nomina da parte del centrodestra, tranne per un fatto. Tra l'altro l'avvocato Taormina è stato parlamentare di centrodestra. Ma sai cosa? Tranne per un fatto c'entra, perché dalle cronache, che non sono ancora state confermate, ma neanche smentite, vedremo, pare che a difenderla sia proprio Ignazio La Russa dalla spinta. Infatti, a dimettersi. Si è parlato di una conversazione tra Giorgio Meloni e Ignazio La Russa a Palazzo Chigi, in cui Giorgio Meloni avrebbe chiesto bisogna far dimettere la Natoli, e La Russa ha detto no, quindi c'è anche forse, non lo so, vedremo se sarà confermato un conflitto dentro Fratelli d'Italia, quindi per questo c'entra la destra. Ma solo Pietro Senaldi, proprio su questo volevo capire qual è la tua previsione, insomma a quanto sta il tuo termometro sul caso Natoli, nel senso, oltre appunto al tentativo di Giorgia Meloni, parrebbe stoppato proprio da Ignazio La Russa,
ci sarebbe stata, stando alle retroscene, anche una moral suasion da parte del presidente Mattarella, che del CSM, ricordiamolo, è il presidente. Natoli, nonostante questo, si è dimessa dal consiglio disciplinare, dalla commissione disciplinare del CSM, ma non dal suo seggio in CSM. Allora, ti chiedo quanto può resistere, visto che insomma ci sono pressioni da Palazzo Chigi, dal Quirinale, dalle procure. Lei è incorsa in un infortunio piuttosto pesante dal mio punto di vista. C'è caduta, io credo, con molta ingenuità, ma questo, sai, può essere una scusante dal punto di vista umano, ma non della funzione. Cioè, nel senso, secondo me lei non perseguiva nessun interesse personale. Lei ha provato a dare, chiaramente fatto uno strappo alle regole, ricevendo questa, provando a darle una mano con le migliori intenzioni, però non poteva farlo. Non poteva farlo e appartiene a un organo costituzionale come il Consiglio Superiore della Magistratura. Ma ti ha colpito quel riferimento agli amici degli amici? Cioè, ti sembra spia di un modus operandi? Perché a me personalmente, ma magari sono io che sono maliziosa, ha colpito quel passaggio. Beh, io non credo che Fratelli d'Italia... Ma sì, probabilmente gli è stata raccomandata da qualcuno. Io credo e immagino, non è che lo sappia, però immagino che questo voglia dire questo. Non credo che si possa accusare Fratelli d'Italia, ecco, di governare la magistratura italiana, ecco, questo non credo che si possa arrivare a questo. Senza dubbio immagino che la magistrata gli sia stata segnalata da qualcuno, questo mi sembra evidente. Comunque, sai, quando appartieni al CSM devi stare attento, non è che puoi fare queste cose, io credo. Bene. Credo che se le pressioni continueranno sarà dura resistere. Cari ascoltatori, come avete visto, noi parliamo di tutti gli scheletri, di tutti gli armadi e con tutte le opinioni, e questo credo che sia ottimo e sia utile a tutti quanti. Grazie allora a Pietro Senandi, grazie a Anita Cuzzogramma, ci colleghiamo subito e poi dopo approfondiremo questa questione. Vi abbiamo detto che c'è un giornalista che è dentro quella base così importante proprio in quel territorio al confine, ecco, fra il Libano e Israele. E allora grazie per esserti collegato con noi, Andrea Tenenti, sei collegato da Beirut in queste ore terribili. Ci vuoi fare un lampo di cronaca e dacci subito il titolo di quello che è il tuo racconto di queste ore? Ecco le immagini in diretta, una grande manifestazione perché si sono raccolte centinaia di persone davanti alla sede colpita, in quel quartiere colpito al raid israeliano. Sì, in realtà, grazie, la situazione è sicuramente preoccupante, ed è preoccupante ormai da 10 mesi, perché diciamo che sono 10 mesi che quotidianamente ci sono scontri a fuoco tra Hezbollah ed Israele. Oggi, gli eventi di oggi qui a Beirut, nel quartiere Hezbollah di Beirut, e anche gli eventi della settimana passata, di sabato, nella zona del Golan, zona drusa del Golan nella parte occupata, con l'uccisione di 12 bambini, sicuramente ha aumentato le tensioni a livello regionale. Questa è una cosa che è sicuramente preoccupante. Allo stesso tempo vediamo che c'è ancora uno spazio per una negoziazione, per una risoluzione di questo conflitto. La realtà è che tutti sanno, le due parti sanno benissimo che un conflitto più ampio, un conflitto regionale, avrebbe delle conseguenze disastrose non solo per il Libano e per Israele, ma per tutta la regione. Sicuramente dopo 10 mesi di scontri a fuoco la possibilità aumenta. Allora, abbiamo il break che incombe, ma le domande a cui dobbiamo rispondere stasera sono tanti. La prima, se è veramente morto il bersaglio principale di questo raid. La seconda, se ci sarà una reazione di Hezbollah e quale. La terza, che cosa succede in quello che tu hai chiamato il rischio di un conflitto regionale. Ci fermiamo solo pochi istanti e poi torniamo con i nostri ospiti e con il racconto da questa terra martoriata.
21.52, siamo ancora qui, ci ha raggiunti nel frattempo, la ringraziamo, Giovanna Botteri. Abbiamo in collegamento con noi da Washington sempre Daniele Compatangelo. Ci ha raggiunti Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica. Ben arrivato Di Feo e grazie. Tra poco arriva anche Gianni Riotta, lo vedremo collegato, ma intanto stavamo facendo delle domande a Andrea Tenenti, che è il responsabile della comunicazione strategica e portavoce della missione UNIFIL in Libano, e ci risponde da Beirut, e lo ringraziamo per questo in questi momenti. Una domanda, Tenenti, tanto per mettere, diciamo, le cose certe sul tavolo. Che cosa si sa dell'eventuale bersaglio dell'attacco di oggi pomeriggio? Sappiamo che era Fuad Shukr, che è uno dei nomi di prima linea di Hezbollah, responsabile sembrerebbe del missile caduto sulle alture del Golan sabato. Alcune fonti lo danno come sopravvissuto all'attentato, altre lo danno per morto. Cosa si sa esattamente? Esattamente questo. Al momento le informazioni sono varie da diversi organi di stampa, da persone che sono anche lì sul posto. Alcuni dicono aver visto appunto corpo per essere portato in un ospedale, altri dicono che in realtà non è stato ucciso. Al momento quello che sappiamo è che ci sono 3 morti, circa 65 ferite. È una zona molto complicata, anche difficile da entrare, da penetrare, quindi al momento le informazioni sono diverse ed è difficile sapere esattamente quello che è successo, se Fuad sia stato ucciso o meno. Quindi questa è una cosa che probabilmente vedremo più avanti. Quindi stiamo seguendo, sto guardando le notizie sia in arabo che in altre lingue. Al momento le notizie sono veramente molto, molto distanti una dall'altra, quindi dobbiamo aspettare per sapere se Fuad è stato ucciso o meno. Gianluca Di Feo, tu sei anche un grande esperto di cose militari, sei un giornalista che ha questa specializzazione e un'ottima conoscenza di quell'arsenale. Dopo ci parlerai di che cos'è Hezbollah, però ora è importantissima una valutazione in queste ore. Ai fini di un'eventuale rappresaglia, sei in grado di dire se sarebbe meglio che Shukr morisse, fosse morto, o se si fosse salvato? Cioè Hezbollah è più in grado di rinunciare a una risposta dura se ha subito questo colpo, o se invece il suo dirigente si è salvato? La risposta di Hezbollah sarà comunque dura. Di sicuro questo tipo di attacco dimostra che nel Consiglio di guerra del governo Netanyahu di domenica scorsa ha prevalso la linea degli attacchi mirati, cioè ha prevalso un'impostazione che non vuole scatenare, o perlomeno cerca di non scatenare, una guerra totale in Libano con un'invasione terrestre, ma punta a eliminare i capi di Hamas, trasmettendo con l'uccisione, ammesso che siano riusciti a ucciderlo, di uno dei fondatori del movimento che è legato a quell'attentato a Beirut del 1983 contro la base dei Marines, che segna in qualche maniera la nascita del potere del movimento sciita e che è uno dei più stretti consiglieri del grande leader Hassan Nasrallah. Il fatto che oggi la caccia all'uomo, la caccia ai vertici del partito di Dio non ha più zone franche, cioè dall'8 ottobre ci sono stati numerosi attacchi israeliani, numerosi omicidi mirati per colpire figure chiave del movimento, sono state una quindicina, le ultime due sono state uccise il 18 luglio, ma sono sempre state colpite mentre si muovevano in auto, in un caso addirittura in moto, lungo le strade dei borghi meridionali del Libano, dove c'è la maggior presenza di Nasrallah, e non nella grande zona di Beirut Sud, dove
Hezbollah è forte, ma dove c'è una densità abitativa enorme e quindi qualsiasi colpo si muove con il rischio di danni alla popolazione civile enorme, ma soprattutto, come sottolineava Tenenti, in una difficoltà informativa, perché quelle sono zone impermeabili a qualunque tipo di intelligence fisica e anche elettronica, quindi aver localizzato una figura di questo tipo trasmette un messaggio diretto a Nasrallah e ai vertici supremi dell'organizzazione. Siete tutti nel mirino. E questo è evidente. Riusciamo ad arrivare a voi. E in realtà sappiamo che, insomma, che Andrea Tenenti deve lasciarci, però un'ultima cosa volevo chiedere, perché si parla di lì al confine con Libano, la missione UNIFIL conta 1200 italiani, si parlava di un piano di evacuazione già pronto, cosa può dirci su questo? I piani di evacuazione sono pronti sempre, i piani di evacuazione sono pronti anche prima di un conflitto, delle ostilità. Una missione di pace ha sempre dei piani per eventualità come queste, però al momento nessuno sta partendo, abbiamo ancora 10.500 soldati da 49 paesi, più di 1.000 italiani che continuano a pattugliare, a monitorare l'area del confine che non esiste, perché in realtà è un confine che non c'è, è la zona del ritiro delle truppe israeliane nell'anno 2000, quindi è una blue line, una situazione appunto molto complicata, ancora in supporto della popolazione, però la missione rimane, rimangono anche i contatti che abbiamo quotidianamente con entrambe le parti, come unico canale di comunicazione tra il Libano e Israele, due paesi che sono in guerra, che non hanno nessun tipo di comunicazione, e cercare di abbassare queste tensioni per prevenire un conflitto che, come dicevo prima, avrebbe delle conseguenze devastanti. Quindi rimaniamo, la missione rimane e tutti i contingenti che fanno parte di UNIFIL. Allora, in questa lunga notte salutiamo e ringraziamo Andrea Tenenti. Le parole detto, fra l'altro, rendono molto chiaro il senso di utilità che voi avvertite di questa missione e veramente ha scongiurato tante cose. Speriamo che possa continuare con questa efficacia. Però dicevamo che in queste ore la grande domanda è cosa farà Hezbollah, no? Colpiti, con l'efficacia abbiamo detto, come ci ha detto Gianluca, un fondatore di quel partito, che è un partito politico, e soprattutto in una zona ad alta densità con 60 feriti, quindi con rabbia popolare fortissima, che probabilmente crescerà nelle prossime ore. Quindi quale può essere la risposta, Giovanna, e che scenario intravedi? Perché l'Iran ha espresso una condanna netta di questo attentato ed è un altro elemento incognito, cioè evoca il grande protettore di Hezbollah, l'Iran, che ha le sue spalle. Che ha le sue spalle, che ha il suo fianco. Ma la cosa interessante che dicono, per esempio, i colleghi americani che stanno proprio nella zona e che Hezbollah non voleva colpire il campo con i bambini, ma la loro tecnologia in realtà è così bassa che c'è stato sostanzialmente un errore, uno sbaglio. Quindi, e qui si sa che i missili che vengono lanciati hanno bassa tecnologia e quindi non c'è un controllo, a differenza di quello che avviene dall'altra parte, dove invece sono azioni mirate. E quando tu punti in quella zona altamente popolata di Beirut, sai che avrai di sicuro delle vittime civili. Cioè, io credo che ci sia anche un momento di grande responsabilità che si chiede a Netanyahu in questo momento. Netanyahu impegnato su molti fronti, sul fronte di Gaza, ma anche sul fronte interno. Ieri l'avete mostrato le immagini di lui che arriva e la gente che gli urla assassino, assassino, e lo fischia. Quindi c'è un fronte trasversale che in questo momento chiede di abbassare la tensione e chiede invece di coltivare qualsiasi soluzione diplomatica per arrivare a una soluzione. Io credo che in questo momento è evidente che Netanyahu dovrebbe essere il più interessato e quello che è più capace in questo momento di gestire una situazione che può esplodere da un momento all'altro. Ah, nel frattempo ci ha raggiunti Gianni Riotta, direttore Data Lab di Luis, collegato da New York. Ben arrivato Riotta. Buonasera.
Ciao. Nel frattempo, a proposito di New York, alla Casa Bianca proseguono le interlocuzioni. Abbiamo Daniele Compatangelo che ci sta monitorando la situazione. Insomma, vediamo a breve cosa trapella dalla Casa Bianca. Però comincio, Riotta, da te con una domanda forse un po' naif. Però la domanda è: a chi conviene l'escalation? Bella domanda. No, non è che è naif, è che la guerra c'è già e l'escalation c'è già ormai da mesi e quindi sai, poi noi abbiamo giustamente da un punto di vista di una democrazia europea in pace, abbiamo sempre queste domande, allora, ma è ovvio che c'hai un'escalation, diceva giustamente prima la collega Botteri, ci sono alcuni americani che dicono che è stata la tecnologia di Hezbollah a tradirli. Vero, verissimo. Ci sono altre fonti che dicono che invece, siccome i drusi sono divisi, molti erano filo siriani e anti-israeliani, adesso dopo invece la guerra in Siria, alcuni si sono ravvicinati molto a Israele. Allora, se quella bomba cade per errore o per non errore tra i drusi, ecco che i drusi devono fare hanno una crisi di identità, no? Con chi si schierano? Quelli che hanno guidato, infatti, come ricordava Giovanna, assassino Netanyahu, hanno avuto un eco molto forte in tutto il mondo. Quindi l'escalation c'è già stata, la guerra c'è già stata, una guerra a molti fronti e in realtà nessuno lo sa, perché è possibile che ci sia una reazione immediata, è possibile che ci sia una reazione più lontana, ma certamente tutto quello che è un cessate il fuoco, un fermiamoci, in questo momento è molto lontano. Molto lontano. È vero, è già saltato il cessate il fuoco a Gaza, che era un passo alla negoziazione. Gianluca, volevo chiederti una cosa. Tu hai scritto in uno dei due pezzi di analisi su Repubblica una frase che può sembrare un'iperbole, ma invece è sostenuta dai dati di fatto. Dici: questa è la più grande milizia non poggiata su un esercito regolare del mondo. E poi dici anche una cosa che è impressionante, cioè che il potenziale che è ora racchiuso nella dotazione di Hezbollah è enormemente più forte di quella che a noi sembrò una guerra terrificante, quella del 2006, che appunto ha prodotto la missione italiana. Puoi darci due numeri per inquadrare e capire che cos'è quel potenziale? Tu dici Hamas è molto malarmato rispetto a Hezbollah. Beh, Hamas ha una quantità e una qualità di armamenti e di uomini che è 10 volte inferiore a Hezbollah. Anzitutto Hezbollah dispone di un numero elevatissimo di veterani, cioè di uomini che hanno preso parte alla guerra civile siriana al fianco di Assad, certo, combattendo prima gli insorti democratici e poi soprattutto l'ISIS in una serie di combattimenti urbani e di battaglie in campo aperto molto complesse. Quindi Hezbollah rispetto al 2006 si è trasformato da un movimento di guerriglieri con capacità difensive a una vera forma di esercito in grado di condurre delle operazioni su larga scala, e questo lo ha fatto addestrandosi fianco a fianco con le forze russe. Cioè la qualità e il numero oggi degli uomini di Hezbollah che hanno un'esperienza di guerra vera, sanguinosa e complicata dal punto di vista militare come è stata quella siriana, non appare, perché gli israeliani non combattono un conflitto del genere proprio dal 2006, in cui hanno avuto un impiego tra virgolette limitato. Nel 2006 la campagna di bombardamenti israeliana fu massiccia, perché ci furono 7.000 incursioni dal cielo con la distruzione di 10.000 edifici e complessivamente mi sembra furono 95.000 edifici danneggiati, in pratica tutte le infrastrutture, ponti, linee elettriche da Beirut Sud al confine con Israele vennero spazzate via. Allo stesso tempo questi bombardamenti, la successiva operazione terrestre condotta inizialmente da 10.000 soldati con 500 carri armati, alla fine hanno provocato un numero di vittime all'interno di Hezbollah limitato a circa 600 combattenti e soprattutto non sono riusciti a fermare i lanci di missili contro e di razzi contro il nord di Israele. Cioè gli israeliani hanno vissuto per quei 33 giorni chiusi nei bunker.
Oggi lo scenario che si propone, se pensiamo ai numeri, le vittime civili è drammatico, dirlo, nel 2006 furono circa 500, di cui un terzo bambini. Allora, 500 vittime civili, 600 miliziani morti in 33 giorni, sono i numeri che oggi avvengono in un singolo giorno di combattimenti in Ucraina e anche nella striscia di Gaza. Cioè, oramai abbiamo un dilagare della morte, per cui quelle scene e quelle immagini che ci sconvolsero nel 2006 sono diventate in qualche modo la nostra quotidianità, e questo ovviamente è raccapricciante. Grazie, grazie Gianluca. Nel frattempo ci ha raggiunti anche Marta Serafini, l'inviata del Corriere della Sera, che in questo momento è a Tel Aviv. Buonasera, grazie Marta. Marta, sappiamo che puoi stare collegata con noi poco, quindi non possiamo che chiederti qual è la situazione a Tel Aviv, cosa trapela dal governo in relazione ai prossimi passi su quel fronte, sul fronte libanese. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Sono state ovviamente ore di attesa perché era annunciata una reazione. Il premier Netanyahu ha anticipato il rientro dagli Stati Uniti e ha riunito immediatamente il gabinetto di guerra. Quindi gli occhi erano tutti puntati qui a Tel Aviv sulla difesa e quindi su una risposta che è arrivata. Ora da capire se questa è la risposta o è un inizio di risposta, da capire ovviamente anche quelle che saranno poi nelle prossime ore. Per il momento da qui non arriva conferma della morte del numero 2 di Hezbollah, ma viene detto target, il target era lui, non viene detto se è stato ucciso o no. Quindi chiaramente queste sono le ore di attesa successive al raid per capire se ci sarà una conferma dell'uccisione. La sensazione che si è avuta in queste ore comunque è di una risposta ponderata, quindi non una risposta immediata, non una risposta con tutta la forza possibile. Va ricordato, lo dicevate giustamente prima, che la comunità drusa è una comunità divisa. Siamo stati l'altro giorno sul campetto da calcio, abbiamo raccolto testimonianze, erano testimonianze diverse, quasi tutti in realtà mi hanno detto: noi qui vogliamo vivere in pace, noi non ci sentiamo in contrasto con Israele, non ci sentiamo in contrasto neanche con Hezbollah, non vogliamo semplicemente vivere la nostra vita, ma ci troviamo esattamente nel mezzo, perché è vero, si trovano nel mezzo, però abbiamo dato notizia poi delle contestazioni, dei fischi, abbiamo raccolto anche le testimonianze di persone che invece urlavano contro il governo Netanyahu, dicevano: dove sei, Bibi, sei negli Stati Uniti, vieni qui, vieni a difenderci e difendici esattamente come hai difeso Tel Aviv. Perché poi sono passati pochi giorni, poche ore, sembra passato ormai un secolo, ma sono poche settimane che Tel Aviv è stata colpita da un drone Houthi che è caduto, esploso a pochi metri dall'ambasciata americana, e lì c'è stata poi una risposta. Certo. Quindi sono ore molto complicate ovviamente anche peraltro, per... Scusami Marta, c'è intanto un aggiornamento... Interne. Ti interrompo solo perché c'è un aggiornamento, perché Al-Arabiya conferma che Fuad Shukr, che era il target, insomma, l'obiettivo del bombardamento israeliano a Beirut, sarebbe rimasto ucciso nel raid e il corpo sarebbe in un ospedale di Beirut circondato da un cordone di sicurezza. E Al Jazeera riporta 3 morti e 25 feriti proprio nel raid che avrebbe ucciso. Sì, e fra l'altro Tenenti ci ha parlato di numeri addirittura più alti sui feriti. Giovanna Botteri, sempre fonti delle testate arabe, però sappiamo che in questo momento l'Arabia ha dato per prima la notizia della morte di Shukr, dicono che ci sono delle navi americane che si stanno dirigendo verso le coste del Libano. Fra l'altro era una modalità che già era accaduto quando per la prima volta c'era stato il rischio dell'escalation. È una normale prassi secondo te o è qualcosa che lascia presumere uno scenario peggiore? Dovremmo fra l'altro anche ricostruire il fatto che Netanyahu non ha incontrato soltanto Biden, non ha avuto anche un colloquio abbastanza teso con Kamala Harris, ma ha avuto un incontro con Trump in cui gli ha regalato un cappellino che adesso è ambivalente, no? Fino alla vittoria finale c'era scritto sopra, ma la vittoria finale di Israele o di Trump è su di quale campo? Dove? Comunque esatto. La Casa Bianca dopo l'attacco al campo di calcio ha avuto una condanna secca, immediata e una solidarietà nei confronti di Israele rinnovata, quindi
quel segnale con le navi è duplice a Israele, siamo comunque sempre al vostro fianco, qualsiasi cosa succeda vi difenderemo, e contemporaneamente di routine perché le navi si trovano in quell'area, ma è evidente che tutto è ancora legato ad un filo e che potrebbe scoppiare da un momento all'altro, da un momento all'altro, un altro errore come quello che è successo, un altro passo falso ed è un'altra guerra. Gianni Riotta, pochi minuti fa proprio qui dove è seduta Giovanna Bottari c'era Pier Ferdinando Casini, insomma politico di lungo corso e di grande esperienza politica, che a proposito di Biden ha detto sono gli ultimi mesi alla Casa Bianca, una sorta di semestre bianco in cui tutto sommato non può per natura, insomma per a causa di questa scadenza prefissata esercitare più di tanto quella moral suasion e quell'influenza che in questo momento servirebbe su Netanyahu per riuscire a essere certi che l'escalation, cioè un'ulteriore escalation non ci sia. Concordi sul fatto che Biden sia ancora più debole ora che non è più ricandidato? Sì, ovviamente è un'anatra zoppa, però quando era forte non comunque mi pare che Netanyahu abbia esatto. mai ascoltato. E Netanyahu ha la sua forza da sempre, era ambasciatore all'ONU di Israele durante la prima guerra del Golfo e ha fatto un libro sull'antiterrorismo e sul terrorismo, che è stato forse il suo saggio più importante. Lui ha sempre avuto la sua forza politica nel fatto che non fa mai marcia indietro, che va sempre avanti, che non accetta mai compromessi, e sa che adesso, che comunque sia, è alla fine della sua comunque carriera politica. E in un certo senso il 7 ottobre lo ha rafforzato e rilanciato, però non avrebbe comunque ascoltato. Il presidente Biden, poi la storia lo dirà, ha fatto il massimo possibile. Nessun veramente presidente aveva mai messo tanta pressione su Israele, nessun presidente americano. Però fammi dire una cosa, Marianna, vediamo come vanno le elezioni, però se le elezioni vedessero vincere Kamala Harris, io penso che la diplomazia di Israele vedrà un cambio di tono, perché per generazione, per cultura, e già per esempio come ha parlato delle vittime civili a Gaza palestinesi, Harris sa che il Partito Democratico ha a sinistra e tra i giovani un problema molto forte sul Medio Oriente, e quindi certamente sarà con una posizione più sfumata di quella di Biden, ove venisse eletta. Eletta. Allora dobbiamo liberare la nostra collega Serafini, perché l'urgenza dei pezzi da scrivere credo che prevalga su tutto. Grazie, se poi dopo quei ricollegati noi saremo qui a lungo. A devo chiedere una precisazione importante a Gianluca Di Feo. Filtra in queste ore che Hezbollah dica addirittura ci sentiamo legittimati anche a colpire Tel Aviv, ma com'è possibile che Hezbollah possa colpire in Israele, visto che il sistema di scudo ha sempre funzionato finora? E se non è questo, quale potrebbe essere una risposta forte di Hezbollah? Un'invasione da parte loro del territorio israeliano? Sembra difficile. Allora, Hezbollah ha diverse opzioni di risposta. Anzitutto bisogna capire se l'operazione israeliana è finita o se proseguirà già nella notte. In questo momento sono segnalata una forte esplosione nel comando delle milizie sciite irachene a Baghdad, che può testimoniare una campagna contro la rete e i vertici dell'organizzazione militare alleata dell'Iran su una scala più vasta. Ecco, la possibilità di ritorsione di Hezbollah è la grande domanda a cui sono appese oggi in questo istante le sorti del Medio Oriente. Nelle scorse ore gli israeliani hanno trasferito tutte le riserve del sistema Iron Dome sulla frontiera. Loro possono rispondere tranquillamente colpendo Haifa, che è una grande città, ma dispongono di missili balistici e droni che sono in grado di arrivare su Tel Aviv. È chiaro che nel momento in cui l'intera difesa israeliana è mobilitata su quel fronte, almeno inizialmente dovrebbe riuscire a reggere il colpo. Poi, se l'attacco fosse molteplice e sincronizzato,
Non dimentichiamoci che gli UTI, appunto come veniva presentato prima dalla collega Serafini, hanno già dimostrato di poter colpire Tel Aviv, ma un attacco simile a quello del 13 aprile che colpisca Israele su più fronti verrebbe affrontato soltanto con l'aiuto di alleati. E qui entra in gioco la posizione della flotta americana, che in questo momento è più debole rispetto agli scorsi mesi, perché nel Mediterraneo c'è soltanto una task force dei Marine, il cui movimento, di cui parlavate prima, è stato confermato adesso da fonti del Dipartimento di Stato, ma è stato confermato, e questo potrebbe essere uno scenario addirittura peggiore, per garantire l'evacuazione dei civili, cioè parlano del movimento della task force di Marines assieme a unità britanniche che si stanno spostando da Creta verso Cipro nell'eventualità dell'evacuazione, che quello significherebbe una prospettiva di escalation ulteriore. In questa notte, o forse domani mattina all'alba, Hezbollah risponderà con un grande numero di ordigni. La capacità israeliana di fermarlo in qualche modo condizionerà quello che accade dopo, perché la riunione del governo Netanyahu ha deciso, come si sembra di capire, per una linea di attacchi mirati. Ma come sottolineava Giovanna Botteri, gli errori sono sempre parte del conflitto, e come diceva von Moltke, nessuno piano regge all'urto della battaglia. Tutte le cose poi che vengono pianificate sulla carta si scontrano con la realtà. Allora, il problema è che la destra israeliana, i ministri della destra israeliana si sono astenuti dal votare l'operazione mirata perché chiedono una offensiva che cancelli Hezbollah, obiettivo forse realizzabile. Se Hezbollah riuscisse questa notte o domani mattina a colpire Tel Aviv, a causare altre vittime civili israeliane, a questo punto la linea degli attacchi mirati tramonterebbe. Chiaro. Grazie a Gianluca Di Feo che diciamo, ci ha parlato di quanto potrebbe accadere di qui a poco, però ricollegandoci a quanto diceva Gianni Riotta, c'è anche quello che può accadere da qui a novembre e le conseguenze che potrebbe avere anche sulla guerra in Medio Oriente. Diceva Riotta, nel caso di vittoria di Kamala Harris potremmo avere delle novità anche nella posizione degli Stati Uniti su questo teatro di guerra. E intanto vediamo però come sta messa Kamala Harris. Allora c'è Marta Vigneri che ha riassunto tutti gli attacchi che la Harris ha subito anche prima della sua ufficiale discesa in campo per la Casa Bianca. Da qui ripartiamo per capire come sta andando la campagna elettorale. She wants abortions in the 8th and 9th month of pregnancy, right up until birth, and even after birth, the execution of the baby. Dall'annuncio della candidatura di Kamala Harris alla presidenza, Trump e i repubblicani non hanno perso tempo ad attaccare la nuova avversaria. Kamala, you're fired! Get out of here! You're fired! A wacky, out of touch San Francisco liberal like Kamala Harris. Ma lei è abituata a tutto questo, perché già da numero due della Casa Bianca è stato oggetto di un'attenzione senza precedenti. They're saying that she doesn't qualify because she wasn't born in this country. Le teorie complottiste sulle origini avanzate da Trump già prima della sua elezione, lo stile considerato troppo casual, ma soprattutto la risata, giudicata come sguaiata e fuori luogo, l'hanno resa campionessa di caricature su TikTok. Tanto che lei è arrivata a rispondere. I have my mother's laugh. Intanto, sui social impazzano meme e fotomontaggi della vicepresidente con il predatore sessuale Jeffrey Epstein. Trump continua a sbagliare la pronuncia del suo nome. Kamala! Ma già da candidata al Senato, Kamala aveva messo le cose in chiaro. It's not Kamala, not Kamala. It's Kamala. Il vero problema di Trump però non è la pronuncia, ma che a sfidarlo non ci sia più Joe. E le parole che fino a pochi giorni fa testimoniavano sicurezza della vittoria, oggi sembrano voler esorcizzare una paura finora sconosciuta, la sconfitta. So now we have a new victim to defeat, Lion, Kamala Harris, Lion. Allora, Gianni Riotta, non ti sembra che potenzialmente questo intervento, questa escalation, metta in difficoltà proprio Kamala Harris, avendo lei beneficiato di una linea che era diversa, distinta, anche prima della nomination, da quella di Biden,
adesso si trova schiacciata. Come potrebbe dissentire dalla linea di vicinanza e di amicizia e anche di sostegno che Biden sembra stia tenendo in queste ore? È difficile? È un conflitto che potrebbe reggere? O rischierebbe proprio di essere schiacciata e attaccata anche da Trump come inaffidabile? Luca, penso di no, perché questa è un'elezione talmente partigiana, talmente partisan negli Stati Uniti, che poi alla fine ci saranno poche sottigliezze. In più mancano 100 giorni al voto e lei ha detto farò una campagna da 100 giorni. Quindi io penso che anche le cose che accadono negli ultimi 10 giorni, a meno che non siano attacchi di una gravità assoluta, stile 11 settembre, avranno scarso impatto, perché questo è un paese diviso in cui il blocco dei repubblicani voterà Trump, il blocco dei democratici voterà Harris, e si va a giocare proprio negli interstizi della società. Adesso avete fatto vedere un bellissimo servizio su lei che ride, no? E lei adesso sta usando questa ironia, perché ci sono le donne bianche che si sono alleate con lei e fanno un sacco di meme. Ci sono gli uomini bianchi che hanno detto: chi dice che gli uomini bianchi votano tutti Trump? Ci sono gli uomini bianchi per Kamala Harris. Quindi, dal punto di vista della comunicazione, sarà una campagna senza colpi proprio, tutti i colpi sotto la cintura sono tutti assolutamente legali. E pensa che poi la disinformazione ha fatto sì che, per esempio, c'è una disinformazione anche contro Trump, perché adesso hanno fatto vedere le sue immagini in cui è già guarito completamente guarito, come se non avesse mai avuto attentati, e però invece a destra fanno vedere Biden che è cresciuto di circa 5 centimetri. Perché è cresciuto Biden? Perché il Covid l'ha fatto crescere. Quindi è una campagna... Come? Definita... Vabbè, no, ma spiegami, è incomprensibile per noi. Se guardi i tweet, l'abbiamo twittato e l'abbiamo messo anche nel podcast Riottoso, di cui avete parlato qualche giorno fa, è divertente. Dicono che le cure del Covid, che hanno fatto in gran forza a Biden, lo hanno fatto crescere di qualche centimetro, per cui mettono le foto di lui con la moglie, misurano i tacchi della moglie, fanno vedere che lui sarebbe cresciuto. Io mi fa una ricetta, sì. Nel dubbio, contaminiamoci, voglio superare il 1,70 m. Però tornando alla corsa di Kamala Harris, schivando la misinformation, la cattiva informazione che sui candidati, che è sempre più difficile, i complici, i social, diventa un campo minato. Però entro il 7 di agosto Kamala Harris dovrà indicare vicepresidente. In realtà è venuto fuori che quella scadenza là è molto più riavvicinata, è la prossima è il limite massimo, ma in realtà potrebbe essere nei prossimi giorni, potremmo ancora questa volta darlo qua, perché sta per scegliere la prossima settimana, farà un lungo giro negli swing states, negli stati che devono decidere, quelli sono in bilico, e lo farà col suo vicepresidente la prossima settimana. Quindi il vicepresidente è questione di giorni la decisione, e la rosa si sta asciugando. Io non credo che possiate sottrarvi da un rapidissimo pronostico, Riotta, Botteri, che poi, guarda, rimane tutto registrato. Ma il mio pronostico è che intanto che è assurdo fare la campagna elettorale. Ci manchi, Giovanna, devi tornare a fare la campagna elettorale, perché una campagna elettorale americana senza Giovanna sul campo, capisci? Non è come la spada senza la sua capitana. No, ma la guardano sulla 7 dall'America. Va benissimo, però mandatela qui, che la portiamo un pochino in giro. Guarda. E vuole un uomo bianco, l'ha già detto, vuole un uomo che sia forte. Molti parlano di questo Markelli, che è stato un astronauta e che quindi sarebbe forte, però sai, c'è anche si è ritirato il governatore della Carolina. No, figurati, è uno che è stato astronauta e c'ha anche il gemello astronauta, quindi che c'è 39 missioni di guerra sull'Iraq nella prima guerra del Golfo, quindi è un personaggio molto, la moglie è stata vittima di un attentato, ex deputata, quindi è un personaggio molto molto interessante. Io credo che alla fine lei sceglierà anche con chi è più, per questo è difficile fare un pronostico, con chi si sente più a suo agio personalmente, e quindi questo sarà il fattore decisivo.
Allora, a questo punto ci serve un aggiornamento di Compatangelo, soprattutto visto che ci confermava Di Feo i movimenti delle navi, se ci sono informazioni di tipo politico o anche solo comunicazioni tattico-militari che in questo momento ci danno qualcosa di più per capire e valutare che strategia Biden sta tenendo in questa crisi. Sì, guarda, no, no, guarda, ti sento male, mi hai chiesto del Libano, chiedendo del Libano se c'è. Ecco, ok, ecco, siccome, infatti, scusate, ecco. Sentivo molto male. Ecco, la strategia è molto vaga, perché la Casa Bianca non ha avuto una strategia comunicativa per il momento. L'unica cosa che vi possiamo far vedere è la mail, perché ci scriviamo le mail con l'ufficio stampa, quindi off the record. Quindi la mail che ci hanno mandato. Ecco, è quindi questa. La tieni riservata, così la mostri. No, ve la leggo, sono poche righe, ve la riassumo. Viene esclusiva, sì, per la sette. No, se ti vengono ad arrestare non ti conosciamo. Per in onda è stata chiesta. Dunque, dicono che loro supportano Israele. Non supportano però un'escalation, dicono che Israele ha il dovere di difendersi contro l'Iran e contro gli Hezbollah, però loro spingono entrambi ad usare la diplomazia. Poi vi voglio dire ancora un'altra cosa, ecco un attimo, eccola qua. Dunque, stavo parlando con la corrispondente di Al Arabi TV proprio pochi minuti fa, che mi ha riferito che il loro canale ha appena intervistato il ministro degli esteri Abdullah Bo Habib, se lo sto pronunciando bene, ha detto alla loro televisione meno di mezz'ora fa che gli Stati Uniti gli avevano assicurato che Israele non avrebbe attaccato Beirut, così non è stato, però dice che non vogliono un'escalation, però dicono che gli Hezbollah avranno una risposta proporzionata all'attacco che Israele ha compiuto in Libano, ma Israele si è difeso perché sono stati nuovamente attaccati. Però non cercano l'escalation, quindi si sottolineano che vorrebbero fare un po' come è successo con l'Iran quando c'è stato l'attacco del drone. Entrambi sono stati contenti di quello che hanno fatto, però c'è stato una, si dice contenti, ma è stata una tragedia perché persone hanno perso la vita, in questo caso dei giovani. Ecco, quindi gli americani vogliono la pace. Inoltre c'era una taglia di 5 milioni di dollari sul comandante Fuad Shukar, che il giornale in lingua ebraica Yediot Oronat, poi l'Axios americano dicono che invece è stato ucciso. Queste sono le news più importanti in questo momento, ma la Casa Bianca tace. Continuiamo a comunicare tramite email in modo off the record. Quindi, se c'è bisogno ci chiedi la linea, tanto siamo qui ancora per un bel po'. Quindi se ci sono novità da Washington su entrambi i fronti, quello elettorale e quello medio orientale, sai dove trovarci, Daniele. Però volevo capire un attimo da Gianluca Di Feo che si può intendere per risposta proporzionata, perché se tanto mi dà tanto devono colpire Tel Aviv, cioè non è per niente rassicurante. Tel Aviv possono provarci, devono usare missili balistici che sono più facili da intercettare. Loro, l'attacco sarà contro più obiettivi e con la tattica dello sciame, cioè tipi diversi di razzi, missili lanciati contro più direzioni, questo nel tentativo, si dice in termine tecnico, di saturare le difese israeliane, cioè di far sì che i missili, gli intercettori di Iron Dome non siano sufficienti a fermare l'offensiva. Io credo che il bersaglio sarà più facilmente Haifa, se vogliono comunque avere un'escalation, che è una città importante e che ha la portata di gran parte delle loro armi. Tenete presente Gianluca, che le ultime notizie di quell'attacco contro il comando delle milizie sciite di Baghdad, sostengono le fonti irachene, fonti governative irachene, che è stato fatto dagli americani. Due giorni fa le milizie sciite irachene avevano sospeso la tregua contro gli Stati Uniti. Allora, se queste informazioni fossero vere, bisogna prendere tutto con la massima cautela, però avremo una sincronia di azione contro i movimenti sciiti da parte di Israele e da parte degli Stati Uniti, con una rilevanza politica nella cosiddetta deterrenza, cioè nel dare un segnale all'Iran molto molto significativa. È chiaro che va tutto verificato, ma se così fosse ci sarebbe una
veramente mossa parallela e convergente nel dire all'Iran state fuori dalla partita. Abbiamo proprio un minuto prima del break. Puoi valutare la forza di Israele di reggere due fronti contemporaneamente, perché certo quello di Gaza non si chiude, se si aprisse un fronte del nord, loro hanno mobilitato 500.000 di persone, che sono tantissimi, tutti i riservisti che hanno a disposizione, ma quanto serve per reggere due fronti così? Di quel 500.000 di uomini, soltanto 100.000 sono destinati ad operazioni di combattimento, gli altri si occupano dell'infinita macchina logistica degli eserciti moderni. Adesso Gaza attualmente richiede l'impegno di circa 30.000 soldati, l'operazione al nord ne richiederebbe tra 25 e 30.000, secondo la pianificazione israeliana, che sono 5 volte più di quelli del 2006. Il problema è per quanto tempo devono restare impegnati, cioè una guerra di 30-60 giorni comincerebbe a essere un grande problema per Israele, perché comunque i riservisti non sono soldati di mestiere, sono persone che facevano una vita normale, certo, e che sono tornate in azione. E il numero comunque di vengono da 10 mesi di fronte sulla striscia di Gaza. Sì, lì ci sono delle unità che sono specificatamente addestrate per lo scontro con Hezbollah e che non sono state mandate a Gaza. Tenete presente, c'è un'altra differenza, che abbiamo il break velocissimo. Mentre Hamas li ha colti di sorpresa, loro si preparano allo scontro con Hezbollah da almeno 8 anni, quindi hanno una quantità di informazioni, di strumenti e di uomini pronti a muoversi sapendo cosa fare e come farlo. Questa è la grande differenza rispetto a ciò che è accaduto a Gaza. Grazie. Grazie a Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica, grazie a Gianni Riotta, ricordiamo il suo Riottoso, un podcast che vi consigliamo caldamente di ascoltare, grazie alla nostra immancabile e irrinunciabile Giovanna Bottelli. Ma Giovanna non ce la freghi, Gianni, non ci provare, non ce la freghi. Daniele Compatangelo, viene qui e poi fai i collegamenti. Daniele Compatangelo in stand by, noi andiamo in pubblicità, ma dopo rimanete lì perché c'è un servizio davvero imperdibile dalla Sicilia a secco e ne parliamo con Angelo Bonelli, Francesco Giubilei e Francesca Santolini. E poi ci colleghiamo con L'Aquila, con Roberta Benvenuto, perché il riflettore sull'Aquila non si spegne. State lì. Bravo. Nella Sicilia 2024, in questa estate stranissima ma prevedibilissima di cambiamento climatico estremamente evidente, siamo sul fondo del lago di Pergusa. Qui normalmente c'era l'acqua. Si vede dove mediamente l'acqua è sostata negli ultimi 3 anni. A occhio e croce possiamo avere un 3 metri rispetto al fondo su cui stiamo camminando. Quindi anche negli anni di minima noi qui saremmo totalmente sommersi dall'acqua? Assolutamente sommersi dall'acqua. La Sicilia non ha più acqua da bere, non ha più acqua per le campagne, non ha più acqua per l'idroelettrico, non ha più acqua. Questo campo è tutto così e di là quel giallo che vedi è grano che non è stato trebbiato. Quest'anno i seminativi hanno prodotto 0 reddito e tante perdite. Si è unita alla tristezza, che è questa malattia che ha colpito le arance, la siccità, e quindi questo le sta portando quelle su arancio amaro a morte molto più rapida di quello che era previsto. C'è una crisi molto forte, è da 2 anni che non piove, i consorzi di bonifica chiedono comunque il pagamento anche se non è stata data acqua, le assicurazioni stanno rifiutandosi di fare le polizze contro la siccità. Qui vediamo la morte di un agrumeto che è stato piantato da mio nonno, che oggi siamo stati costretti ad abbandonare perché non c'è la possibilità di dare acqua a queste piante. Una situazione così grave non si è mai verificata. Quando va male questo, in un paese come il nostro, va male tutto il resto, dal supermercato alla farmacia, perché manca il reddito. Io credo che sia finita la vera emergenza siccità, ma adesso inizierà un'emergenza ancora più grave, che è un'emergenza sociale.
Sindaca, buonasera. Buonasera, benvenuto a Cesarò, paese che sta soffrendo una grande emergenza idrica, ma qui a Cesarò viviamo un grande paradosso. Adesso se lei mi segue le faccio vedere. Quello laggiù è Maniace, dove ci sono i pozzi. Attingiamo noi l'acqua lì per risalita, con un costo di oltre 300.000 euro l'anno, quando mentre avremmo potuto avere la nostra acqua per discesa dal Monte Soro. Qui dentro troviamo l'acqua, le più importanti sorgenti del Monte Soro. Quest'acqua al momento che fine fa? Si perde. Per assenza appunto di una condotta si perde nel terreno. Le contraddizioni di questa bellissima terra, la siccità e poi dall'altra l'inefficienza della politica. La bravura di Nicola Compagnani quando racconta sul campo e questo paradosso incredibile con cui si chiude questo servizio, in cui in relazione parliamo da giorni, c'è la fonte ma manca quel pezzo di tubo, quel miglio che consentirebbe di trasformarla in un valore per tutta la comunità, e allora bisogna prendere una cisterna, produrre CO2 e spendere 300.000 euro in un piccolo comune in quella terra che ora vedete è sull'orlo del tracollo. Allora un gran parterre per discutere questo tema che sta attraversando l'Italia. Angelo Bonelli, ovviamente leader dell'Alleanza Verdi e Sinistra e dei Verdi Italiani, Francesco Giubilei della Fondazione Alleanza Nazionale, e poi è venuta da noi Francesca Santolini, è una scrittrice, una saggista che per Einaudi, in quella bellissima collana che sono le vele, io ho proprio un feticismo del libro, ha pubblicato Perché sorridi? Ragazza immagine. Ah, ecco, brava. Solo per i libri. Ha pubblicato questo saggio, ecco, fascisti, che racconta in qualche modo lo storico legame che lega un pezzo del mondo della destra, fra l'altro in cui è cresciuta Giorgia Meloni, al tema dell'ecologia e dell'ambiente. Bene, abbiamo dato le carte, ma Bonelli è stato sul campo, è andato a vedere quanti paesi della Sicilia ha girato, che diagnosi ha tratto da questo viaggio di cose che non tutti hanno capito finora. Ma io ho iniziato a fare una videoinchiesta, sono partito dalla Sicilia per due giorni, l'ho girata in lungo e in largo, ho incontrato viticoltori, coltivatori di agrumi, ho visto i luoghi dove stanno estirpando i vigneti e gli agrumi a causa della siccità, sono stato al lago di Vercusa, agli invasi di Trinità vicino Trapani, dove c'è l'acqua dolce, ma siccome quell'invaso non ha il collado, quell'acqua viene buttata a mare, sono le contraddizioni drammatiche. Poi sono stato a Ravanusa, un paese. Perché le scopriamo solo adesso? Perché scopriamo adesso, non le scopriamo solo adesso, diciamo, perché c'è però un brutto vizio della politica di affrontare i problemi nel momento in cui c'è l'emergenza, perché quando invece si dovrebbero affrontare non si affrontano, e questo è drammatico ed inaccettabile. Poi sono stato a Ravanusa, piccolo paese dell'Agrigentino, dove il sindaco fa una battaglia incredibile perché ai cittadini l'acqua arriva una volta ogni 18 giorni, siamo nel 2024 in Italia, questo non è consentito. Allora, diciamo una cosa con chiarezza, la crisi climatica c'è, lo vorrei dire a Giorgia Meloni con molta pacatezza ma determinazione, il punto non è la contrapposizione che lei rappresenta all'ambientalismo pragmatico e qualcun altro ideologico, perché lì o di qualcuno è ecofolle, perché la vera follia è vedere queste immagini e non fare nulla, non avviare una programmazione per il futuro, come la scienza ci dice, liberarsi ad esempio dalla dipendenza dalle fonti fossili e fare quegli investimenti necessari. Perché nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, contro la dispersione dell'acqua, in Sicilia il 51% dell'acqua potabile viene persa, e nel PNRR abbiamo solo 900 milioni di euro. Sa, Terese, qual è la contraddizione? È che proprio oggi abbiamo approvato un decreto che ribadisce, con procedure accelerate, di dare 14 miliardi di euro per fare il ponte sullo stretto di Messina, mentre noi abbiamo centinaia di imprese agricole che chiudono e una situazione economica e sociale e ambientale disastrosa. Ecco, io vorrei discutere di questo con la Premier Meloni, di proposte, di indicare soluzioni immediate. Ma ci sono delle soluzioni di emergenza? Ad esempio, per quanto riguarda il tema dei 26 invasi, ma per quale ragione non si fa un'operazione che si dice basta,
Siccome c'è un certo tipo di clientelismo politico che ha messo alla guida di alcune strutture persone che sono assolutamente inadeguate, diciamolo chiaramente, il Musumeci, l'attuale ministro, presidente della regione, si fece bocciare 31 progetti su 31, ma non perché Musumeci fosse incapace, ma perché evidentemente lui aveva una struttura e delle strutture che non erano adeguate a svolgere quella funzione. Chi paga quel prezzo però sono i cittadini e le cittadine siciliane. E quindi, ora? Quindi sbloccare quegli invasi, secondo luogo fare un'operazione ovviamente che riguarda il tema dell'adattamento climatico, che guarda al futuro, terzo il tema ovviamente degli investimenti contro la dispersione dell'acqua potabile, che si perde il 51% dell'acqua potabile in un luogo dove c'è la fame di acqua e quindi anche la sete, è un qualcosa di inaccettabile. 900 milioni a fronte di 14 miliardi di euro per realizzare il ponte sullo stretto, io lo trovo veramente un insulto al futuro del popolo siciliano, ma anche dell'Italia in generale. I temi ambientali, diciamo, hanno mediamente riscosso storicamente poca adesione da parte dell'elettorato, dell'opinione pubblica, insomma, è sempre stata vista come una cosa un po' di nicchia, forse anche per questo è diventato ora una linea di demarcazione tra destra e sinistra, no? Francesca Santolini ci ha scritto appunto un saggio sopra estrema destra e ambiente per scandagliare il rapporto che le destre hanno con i temi ambientali, però proviamo a fare una fotografia. Cioè, cos'è che distingue destra e sinistra nelle posizioni, le posizioni di destra e quelle di sinistra rispetto all'ambiente? Cioè, che quali sono le peculiarità? A parte... Oggi lo vediamo, insomma, la destra italiana si attesta su delle posizioni di negazionismo quasi rudimentale, cioè ci sono diverse anche esternazioni di, anche mi viene in mente Salvini, ma insomma anche di altri politici di destra che hanno, non so, negato le migrazioni climatiche, ad esempio, o in generale il cambiamento climatico di origine antropica. E quindi ha sempre fatto caldo a luglio, e se fa più caldo, esatto, non è colpa della macchina diesel, ma esatto, ma in generale lo vediamo anche proprio dalla guerra culturale contro la transizione ecologica, cioè il nemico oggi è la transizione ecologica. 5 anni fa erano i migranti, oggi il problema è appunto la transizione ecologica. Ma questo perché? Perché c'è una difesa dello status quo, cioè perché si nega il cambiamento climatico? Perché è molto più facile liberare anche dall'ansia del cambiamento le persone, cioè è più facile dire continuiamo così, continuiamo a grigliare carne da allevamenti intensivi, continuiamo con le nostre auto a scoppio sotto casa e così, diciamo, non ci sono responsabilità e non c'è l'ansia del cambiamento per le persone. Le destre populiste rassicurano e vincono le elezioni in questo modo, però poi bisogna governare situazioni come queste. E quindi cosa c'è dietro al negazionismo? I negazionismi in generale, sia climatici che cognitivi, non sono mai semplici dinieghi della realtà, sono delle narrazioni che tendono a deludere la percezione corretta dello stato delle cose, proprio per evitare poi responsabilità e ansia, stati di ansia. E questo stanno facendo sostanzialmente. Il negazionismo oggi delle destre, e che appunto le differenzia dai progressisti, è proprio quello di difendere lo status quo, difendere un sistema di potere basato sui combustibili fossili. C'è un motivo anche identitario, ci sono studi molto interessanti su come addirittura le fonti fossili siano un baluardo del patriarcato bianco, molto interessante in realtà, perché se ci pensiamo, noi difendendo i combustibili fossili non difendiamo solamente degli interessi e del profitto, ma anche un modello culturale. Noi difendiamo un modello culturale del maschio bianco occidentale e difendiamo quindi un sistema di potere. Ci sono delle motivazioni identitarie dietro questo, ed è per questo che la destra difende oggi il combustibile. Sono sicuro che Francesco Giubilei avrà molte obiezioni da fare, anche se una domanda è d'obbligo dopo quello che ha detto Bonelli. Non è un'emergenza in cui veramente si dovrebbe nominare una task force, un supercommissario per provare a fermare scempi come quello che abbiamo mostrato? Forse vi stupirò, ma io credo che la destra dovrebbe parlare molto di più del tema dell'ambiente, per varie motivazioni. Anzitutto perché la tematica ambientale è un qualcosa che appartiene storicamente al mondo conservatore, non solo europeo. Roger Scruton scrive un libro molto interessante che si intitola Green Philosophy, ma anche al conservatorismo italiano, alla destra italiana. Cito una figura su tutti che è Paolo Colli, il fondatore di Fare Verde. Quindi
quindi da un punto di vista culturale, identitario, c'è un'importante tradizione di conservatorismo verde che non andrebbe perduta e andrebbe ricordata. Poi c'è una ragione anche di carattere politico, perché le nuove generazioni, non parlo dei nati negli anni 90 e come me, ma i nati negli anni 2000, sono in gran parte post-ideologici e hanno un'attenzione anche giustamente maggiore al tema dell'ambiente. Quindi questi giovani, questi ragazzi e queste ragazze, quando dovranno votare, avranno 18 anni, guarderanno anche quei partiti politici che hanno una forte attenzione sui temi ambientali. La destra non deve commettere l'errore di dire, visto che la tematica ambientale oggi è affrontata da Greta Thunberg, dai Fridays for Future, da Ultima Generazione e viene portata avanti, quindi da Bonelli. Bonelli anche in parte, viene portata avanti un ambientalismo che ha una visione, un approccio diverso anche lecitamente da quello conservatore. Cioè ideologico? Talvolta in parte ideologico, in particolare da movimenti come Ultima Generazione, non deve però compiere l'errore di dire, visto che ne parlano questi mondi, noi non ne parliamo. No, bisogna cercare di proporre una proposta politica alternativa che si deve basare brevemente su tre grandi cardini. Il primo cardine è la difesa dei ceti più deboli, perché la transizione ecologica va fatta, ma senza dimenticare però i ceti più deboli, quindi non lasciando indietro quelle classi sociali che rischiano di pagare il costo di questa transizione. In secondo luogo, non dimenticando le imprese e gli imprenditori, e in terzo luogo una visione che non sia antiumana. L'uomo ha le sue responsabilità e nessuno le nega, ha responsabilità sull'inquinamento, ha responsabilità sul consumo del suolo, per esempio, che è un problema enorme che riguarda l'Italia, ma al tempo stesso, se l'Italia è la più bella nazione al mondo, lo è perché unisce due aspetti, che sono l'uomo da un lato e la natura dall'altro lato. Nella Bibbia, nella Genesi, si parla di creato, e il creato sono uomo e natura che stanno insieme. Un ultimo breve passaggio sul tema della Sicilia. È evidente, come veniva detto poco fa, che il tema grosso è una gestione errata che c'è stata, e non ne faccio da questo punto di vista un tema di colore politico, c'è stata negli ultimi decenni una mala gestione delle risorse idriche in Italia, che riguardano gran parte della nazione. Nella provincia di Frosinone o Latina, nel Lazio, c'è una dispersione idrica superiore al 60-70%, in Sicilia c'è una dispersione idrica del 51%, è inaccettabile che oggi si perda così tanta acqua, e quindi bisogna intervenire, in parte ci sono le risorse del PNRR, ma serve un cambio di prospettiva anche di carattere culturale su questi argomenti. Mimmo Todisi incombe come l'anticiclone delle Azzorre col cartello break, quindi andiamo in pubblicità e torniamo con i nostri ospiti tra pochissimo. E andiamo all'Aquila. Gli italiani non hanno scelto un governo composto da pericolosi negazionisti climatici. Quando hanno lanciato l'allarme del riscaldamento globale, fa un freddo enorme, piove sempre, fa freddo. Dietarismo, è roba di ricchi. Non è che perché Capezzone sgasa con la sua Golf Biturbo che c'è il ghiacciaio dell'Adamello che arretra. Vogliono il reato di negazionismo climatico. Dunque per questi talebani ecologisti deve essere vietato dissentire, vietato mettere in dubbio che i cambiamenti del clima siano tutta colpa dell'uomo, vietato dire che a luglio fa caldo da sempre. Operazioni come quello di un Green Deal estremista. L'integralismo ideologico del solo elettrico è un suicidio. Non può ritenersi che noi, per avviare la transizione ecologica, possiamo smantellare la nostra economia e le nostre imprese. L'umanità non è mai stata meglio su questo pianeta come oggi. Non dobbiamo salvare il pianeta, si salva da solo. Allora Bonelli, c'è una cosa a cui le deve rispondere, perché avete il merito di aver fatto anni, campagne, lanciato allarme, però quando vi dicono queste politiche hanno un costo, non ci sono le risorse,
e rischia che paghino solo i più deboli, come per esempio quando si chiudono improvvisamente intere aree metropolitane alle motorizzazioni 2, 3, 4, sono le macchine dei più poveri. Quindi rispondo all'argomentazione che in qualche modo la provocazione che le ha fatto anche Giubilei. Cioè voi non vi preoccupate perché la priorità assoluta è fare quella cosa oppure pensate che servirebbero più soldi? Ma noi ci preoccupiamo assolutamente perché pensiamo che la transizione ecologica deve essere prima di tutto socialmente sostenibile. Però quando la Premier Meloni, che ormai ne ha fatto un mantra, dice che noi vogliamo smantellare il sistema economico, vorrei ricordare che lei non vede perché non vuole vedere quali sono i danni all'economia che in questo momento viene prodotta all'agricoltura. Hanno fatto una campagna dicendo che gli ambientalisti sono nemici dell'agricoltura. Abbiamo visto chi è il nemico dell'agricoltura, è la siccità, è la desertificazione, è la mancanza di acqua, è la disperazione degli agricoltori che devono estirpare vigneti. Sono danni per miliardi di euro, solo 3 miliardi in questa stagione in Sicilia per i danni all'agricoltura. Vogliamo andare in Però non solo la destra ha governato, anche la sinistra ha governato in tanti territori. Cosa significa questo? No, no, cioè, per non... dirlo, perché non è che sembra che sia solo colpa dei governi di destra. No, ma io non sto parlando di colpa, io sto rispondendo a un'obiezione che noi vogliamo smantellare il sistema economico. Non è vero, perché la crisi climatica sta producendo dei danni. Però c'è una cosa che la Premier Meloni non dice, quando tutela invece quegli interessi delle fonti fossili. Sai, in 2 anni e mezzo le oil company in gas italiane, da Eni, Enel e quant'altro, quanti extra profitti hanno fatto grazie alla triplicazione delle bollette nel nostro paese? Quasi 90 miliardi di euro che lei non ha voluto tassare, e quelle risorse potevano essere destinate ai più deboli per finanziare i processi di per esempio di acquisto di un'auto, di finanziamento dell'auto, per andare incontro ai ceti sociali più deboli. Fa comodo mantenere questa situazione perché poi tanto i danni della crisi climatica la paga la povera gente, la pagano gli agricoltori, la pagano i contadini, la pagano gli alluvionati dell'Emilia Romagna che ancora devono avere i soldi. Lo sa che c'è a CAB, il CAB di Ravenna, la cooperativa di Ravenna che grazie a grande altruismo un anno fa ha consentito di allagare i propri terreni, certo, salvando Ravenna. Non hanno avuto un centesimo di rimborso dal governo che gli aveva promesso. E quindi di questo dobbiamo parlare. La devo fermare perché abbiamo poco tempo, abbiamo ancora molte cose. No, no, è tutto assolutamente... Io sono un po' appassionato. Ma è per questo che anche la invitiamo, per la passione che ci mette. Ma vorrei andare da Francesco Giubilei perché il tema è reale, no? Cioè, la transizione costa, rischiano di pagarla i ceti più deboli, ma non è stato quindi un autogol isolarsi in Europa proprio ora che ci sono da negoziare i modi e i fondi per questa transizione? No, io credo che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia abbiano fatto bene a non votare Ursula von der Leyen, a votare contro Ursula von der Leyen, perché la maggioranza che si era venuta a creare, includendo anche i Verdi, che al netto del caso italiano sono però risultati sconfitti in Europa perché hanno diminuito i propri seggi, hanno perso 18 seggi passando quindi a 53 seggi, era un compromesso inaccettabile da un punto di vista innanzitutto di principio e valoriale oltre che politico. Perché se è vero che i Verdi non hanno fatto parte della scorsa maggioranza e se è vero che il commissario al Green Deal era Frans Timmermans, che apparteneva alla famiglia dei socialisti, altresì è vero che a livello europeo i Verdi però sono coloro i quali spingono su un Green Deal ancora più forte rispetto a quello attuale, che è un Green Deal che penalizza, lo vediamo sulle due direttive più emblematiche, che sono la direttiva Casa Green e la direttiva che ferma la produzione del motore endotermico del 2035, che penalizza, come dicevo poco fa, i ceti più deboli. Un passaggio, visto che Bonelli ha citato l'Emilia Romagna, bisogna anche ricordare che proprio oggi è stato fatto un esposto alla regione Emilia Romagna, in cui un esposto alla procura è fatto da un consigliere regionale di centro-est dell'Emilia Romagna, in cui si interroga perché non sono state realizzate le vasche di laminazione sulla cassa del fiume Segno nel 2018 dopo che il progetto era stato approvato. Perché cito le vasche di laminazione? Perché l'alluvione in Romagna, che avviene senza dubbio perché piove di più rispetto alla norma, avviene però per altre due motivazioni di carattere politico, che sono anzitutto l'assenza di prevenzione su un gran parte del nostro territorio, della mia città Cesena, Faenza e non solo, e in secondo luogo perché non sono state realizzate determinate opere che sono imprescindibili, come per esempio le vasche di laminazione, quindi bisognerebbe capire perché la regione Emilia Romagna non ha realizzato queste vasche. Ma di Fratelli d'Italia questo chiesto? Questo esposto è stato fatto da un consigliere. Ma lei lo sa che a Parma chi si è opposto alla vasca di laminazione? Ma no, gli faccio la domanda, Fratelli d'Italia. Benissimo, io sono a favore. No, perché siccome la
vabbè, tutta così, voglio dire. Non è che dobbiamo rispondere, però perché si sono opposti? Perché si sono opposti a quella volta? Ma guardi, il problema dobbiamo capire. Breve, quello che è accaduto in Emilia Romagna è stata una catastrofe imprevedibile. 350 milioni sono crollate montagne intere. Lo abbiamo raccontato qui. Le vasche di laminazione non potevano risolvere il problema che si è determinato, perché però diminuivano gli effetti. Quella grande quantità di acqua è stata così drammatica, 83.000 frane. Non so se siamo in grado di capire. Climatico unico. Sì, però Faenza non è un'area appenninica, cioè Faenza è un'area di pianura. Nell'area di pianura mancavano le vasche di laminazione. L'alluvione nella città di Faenza, che si trova totalmente in pianura, avviene anche per l'assenza delle vasche di laminazione. Questo però è un discorso vecchio. Ho vissuto 18 anni a Milano senza vasche di laminazione per il Seveso e mi trovavo l'acqua in casa. Quindi insomma non è un fatto di amministrazioni, non è un fatto di destra o sinistra, è un fatto proprio di cura del territorio che evidentemente manca in modo trasversale. Però a proposito di cura del territorio, dobbiamo andare un attimo da Roberta Benvenuto, sì. Che come vi dicevamo è all'Aquila, è la seconda volta in poco tempo che ci torniamo, perché Roberta, insomma, come ci hai raccontato la volta scorsa, c'è grande indignazione per la sentenza che di fatto ha assolto da ogni responsabilità le istituzioni per sette studenti fuori sede, sette delle vittime del terremoto dell'Aquila del 2009, e oggi c'è stata una manifestazione che proprio da questa sentenza prendeva le mosse. Ci dici cosa è successo e dove sei? Sì Marianna, noi siamo di fronte al Palazzo della Giustizia dell'Aquila. Perché? Perché la manifestazione si è svolta qui, è stata una manifestazione organizzata da diverse realtà associative, sostanzialmente dalla città dell'Aquila, insomma, e è stata una manifestazione molto sentita, molto indignata, forse potete vedere anche le immagini che abbiamo girato oggi. Parli. Noi siamo qui di fronte a questo manifesto che è stato un po' il culmine, la parte anche più emotiva e più coinvolgente, hanno appeso questo cartello: l'unica condotta colposa è la vostra. Perché? Perché hanno ripreso un passaggio della sentenza di primo grado in cui si indicava la colpa dei ragazzi, quindi è colpa loro dell'essere morti sotto le macerie, perché sono rientrati, ricordiamo che in quel momento c'erano tante scorte. Ecco, la loro colpa è stata quella di rientrare, perché però, dicono i genitori, questa è la tesi delle famiglie delle vittime, in realtà erano stati rassicurati dalla comunicazione della protezione civile ed è per questo che sono rientrati. Secondo i giudici non c'è la prova di questo nesso di casualità, per fare un riassunto estremo. Oggi questi ragazzi non hanno più voce, però oggi alla manifestazione c'è stata una donna ormai, che all'epoca era una studentessa fuori sede che studiava qui all'Aquila di Roma e che ha fatto un intervento molto toccante, ve lo voglio riproporre. Io sono la prova vivente, insieme a tutti voi, del fatto che questa cosa è avvenuta e questa mistificazione, questa manipolazione mentale che stanno facendo oggi è un'ulteriore violenza a noi sopravvissuti e alle vittime. Reprimere la naturale emozione della paura è una forma di manipolazione e noi siamo state vittime anche di questo, perché io quella notte non ho avuto paura e avrei dovuto averne, e non l'ho avuta perché mi hanno tranquillizzata. Roberta, con chi sei? Ecco, ti vediamo in compagnia. Sono state delle parole che hanno emozionato, anche lei era emozionata, stava quasi piangendo. Io oggi però sono con due ospiti, sono con Paolo e con Anna Rita, che sono i genitori di Tonino Colonna, una delle sette vittime, e quindi fanno parte del gruppo di genitori che si sono visti rifiutare questo risarcimento. Pensate, non hanno mai fatto un'intervista, sono anche molto, molto emozionati, e però questa sentenza li ha così fatti indignare, arrabbiare, che si sono convinti a venire qui davanti alle telecamere a dare la loro testimonianza. Ecco, questa sentenza e qualsiasi forma di risarcimento non vi avrebbe dato indietro Tonino. Che valore ha per voi quindi questo rifiuto?
Allora, innanzitutto teniamo a precisare che abbiamo due processi civili per avere giustizia, perché ci è stato impedito di entrare nel processo penale. L'unica cosa che noi vogliamo è giustizia, il risarcimento non ci contiamo e non ci interessa. Questa sentenza, oltre a farci arrabbiare, indignare, getta e si sono accaniti contro le vittime, contro persone che non si possono più difendere e stanno gettando fango sulle stesse vittime, e noi abbiamo il diritto, per questo stiamo scendendo e abbiamo fatto una manifestazione, che abbiamo il diritto di difendere la loro memoria. Non si può emettere sentenze in cui si dà la colpa di tutto alle vittime, quando invece sono stati completamente rassicurati per mesi, le scosse si susseguivano, le scosse sono iniziate a ottobre e poi sono aumentate già da tre mesi prima dell'ultima scossa, che è stata quella distruttiva. Quindi da gennaio sono partite le scosse e sono sempre continuamente state rassicurate. I ragazzi sono stati rassicurati e noi ci siamo fidati delle istituzioni. Ci siamo fidati e abbiamo affidato i nostri ragazzi, i nostri figli. Quindi volevo fare riferimento, se mi permettete, proprio allo striscione che è stato messo da noi familiari. L'unica condotta colposa è vostra, non dei nostri figli, che sono venuti per poter avere un futuro. Grazie. Roberta, grazie ai signori Colonna, che ringraziamo per essere stati con noi e per aver raccontato a te, a noi, agli spettatori di Nonda la loro storia, la loro indignazione. Grazie a te per quello che fai, grazie mille. E noi purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, però ci tenevamo a ringraziare anche i nostri ospiti di quest'ultimo blocco, Francesco Giubilei, Angelo Bonelli e Francesca Santolini, di cui ricordiamo ecofascisti, era il tema, uno dei temi di questo blocco, insomma, come persino l'ambientalismo può segnare una faglia di frattura nella politica, rendendo di fatto inconcludente la politica stessa su questi temi. Noi ci vediamo domani. Domani c'è un bel film di Woody Allen, La Dea dell'Amore, con Mira Sorvino, lo ricordiamo bene, e però stasera veramente dedichiamo un pensiero a queste famiglie, hanno tutti subito un lutto terribile e noi non li dimentichiamo. A domani. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.